Siamo in diretta. Ma sì. Ci siamo quasi. Oh no, che succede? Ah. Perché? Potrebbe esserci un problema tecnico, ma adesso lo risolviamo in qualche modo. Chiamiamo Claudio? Forse dovremmo, perché un attimo. Ah, ecco un attimo, forse ho capito. Adesso riprovo e. Può essere che no. Elena, mi dicono che non c'è la diretta sul Eh Facebook. no, lo so che non c'è, non capisco il motivo per cui ho fatto tutti i passaggi che dovevo fare, ma non riesco a trasmetterla. Datemi un secondo. Non capisco quale sia il problema, quindi non so come mandarla, sinceramente non lo so perché chiamo un Prova a attimo. sentire Claudio senza panico, Elena. No, no, cioè non mi impanico un attimo. Sto chiamando io. Tanto no, Ah. noi abbiamo avuto mezz'ora di ritardo, quindi. Benissimo, allora. Ma come l'avete risolta, Francesco? Non lo so, l'ha risolta mia figlia sentendo Claudio. Allora, Lo chiami tu o Elena, Claudio? non so se Lo lo stai sto chiamando. chiamando Lo io. Ah, ok. sto chiamando io. Ciao Claudio. Abbiamo dei problemi, sono Nerina. Abbiamo dei problemi di connessione alla diretta Facebook. No, ma semmai digli che lo chiamo io a questo È punto. meglio che ti telefoni Silla, Mi chiamo un Nerina, mi sta secondo. telefonando lei adesso. Ti fa subito la telefonata, non farlo subito il trasloco. Però io penso che possiamo pure iniziare, poi se farà un pezzo di meno, che vi devo dire. Tanto ieri pure io ho provato a entrare dentro la diretta Facebook, mica ci sono riuscita mai. Ieri è stata, non era visibile, quindi. Proviamo 2 minuti, dai, aspettare se risolve. Ma io penso comunque che la diretta è fondamentale, perché se ci parliamo fra di noi è un conto, ma se parliamo a un pubblico più vasto Certo. sarebbe meglio, se no parliamo fra di noi e siamo sempre lì. Comunque vi dico che tutto quello che diciamo è registrato e quindi comunque può andare poi su YouTube e su Facebook quando vogliamo, eh? Quindi Bene. male che vada, Magari arriviamo al pubblico. L'unica cosa. tagliamo questi commenti. Magari sì. Sì, ma infatti l'altra volta poi Raul ha tagliato una mezz'ora di commenti e di parolacce. Non è vero, non è vero. Ho visto che è partita da una bella immagine che era il volto di tua figlia, Ecco, vedi, almeno quantomeno. qualcosa ho fatto di positivo. Ma non è vero, non c'erano parolacce. Dai, solo complimenti. Grazie. Dai. No, Proprio, è stata però una non. bella discussione, devo dire, anche con ospiti importanti che penso che chi di voi l'ha seguita sia stata una bella presentazione, insomma, un bel avvio. A me sono piaciuti molto i Scusate, due ci siamo. Mi ero persa in ultimi. un bicchiere d'acqua, non avevo messo un Ok. campo che L'importante è acqua dovrebbe. e non vino, l'importante. Ah, ma Quindi il adesso io vino la è un meglio. attimo che faccio trasmetti in diretta e poi ci siamo. Pronto, Ale. Vai.
Incrociamo le dita. Mi dicono che c'è. C'è, prego. Perfetto. Allora, intanto vi condivido. Allora, buongiorno a tutti. Siamo al terzo incontro della settimana chiamata L'ecumseismo paesaggio. Il tema del pomeriggio è paesaggio e partecipazione. Vede la mia introduzione. Poi avremo tre focus. Uno dedicato alle mappe di comunità e funzione del paesaggio, coordinato da Nerina Baldi e il Museo di Argenta. Poi abbiamo un secondo focus, governance territoriale e pianificazione, gestito da Andrea Rossi, coordinato da Andrea Rossi e il Museo del Casentino. E come ultimo focus abbiamo paesaggio, bene comune, coordinato da Massimo Luciani dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano. Abbiamo la conclusione del professore Magnaghi, che concluderà questo incontro. I focus e le conclusioni di Alberto Magnaghi, ci sarà un momento in cui risponderemo alle domande che arriveranno nel corso della diretta Facebook. E inizio la mia breve introduzione. Presentazione all'inizio. Va bene. Allora, per spiegare e motivare del perché gli ecomusei hanno e stanno avendo un ruolo sempre più determinante nella pianificazione territoriale e paesaggistica in Italia, probabilmente potremmo partire da una constatazione. Chi percorre oggi l'Italia, diceva Barthes, troppo spesso avverte la sensazione di un discorso bruscamente interrotto, in un processo di pianificazione che è stato traumaticamente interrotto da qualcosa di estraneo e di incoerente. La dequalificazione dei contenuti paesistici ambientali e il territorio nazionale non consiste soltanto nella cancellazione o nello offuscamento dei segni identitari, nella frammentazione delle identità di piccola e grande scala o nel crescente inquinamento delle condizioni abitative. Dietro a questi aspetti c'è una crisi più generale e profonda che riguarda le ragioni stesse dell'abitare e quindi quei processi di territorializzazione mediante i quali le organizzazioni sociali entrano in rapporto diretto con il mondo. La perdita di identità è il riflesso di una frattura dei processi di identificazione, di appropriazione e di autorappresentazione delle comunità locali, la loro incapacità di far significare le cose, sopraffatte dalla spregiudicatezza delle forze sovrane che imprimono il loro marchio al reale. Quindi le comunità sono sempre più in questa fase, soprattutto con l'avvento della modernità, sempre più messe all'angolo rispetto alle scelte sul proprio territorio. Questo è un dato evidente. Il paesaggio, frutto di processi coevolutivi di lunga durata, tra civilizzazioni antropiche e ambiente, è un deposito stratificato di sedimenti materiali e cognitivi che si configurano come patrimonio collettivo, dunque beni comuni per eccellenza, che possono essere posti al centro delle sperimentazioni di modelli socio-economici alternativi. Quindi la percezione che ormai facciamo nostra nel nostro ruolo come ecomusei, ma anche la percezione che si ha nelle comunità, è che questo patrimonio di fatto è un bene comune che in qualche modo dobbiamo riappropriarcene. Cosa fare? Dunque la questione dell'uso collettivo di questo immenso patrimonio diviene una guida e una condizione imprescindibile per la ricerca di nuove forme di conoscenza, produzione e riproduzione sociale del paesaggio stesso, a fronte dell'attuale dominio esclusivo di Stato e mercato nella sua gestione. L'esperienza in atto in vari paesi europei e non ha dimostrato che è possibile promuovere dal basso progetti culturali innovativi come gli ecomusei, che mirano ad esaltare il territorio come ambito privilegiato delle relazioni di uomo-natura, come luogo dei saperi delle comunità locali, come testimonianza ai valori ambientali, come spazio per mettere in sinergia le capacità degli abitanti per avviare processi di sviluppo duraturi e autosostenibili.
gli ecomusei sono uno strumento, ma non unico, per fare in modo che le comunità diventino di nuovo protagonisti del proprio territorio e soprattutto delle strategie future dei territori che abitano. Gli ecomusei costituiscono dei veri e propri laboratori territoriali che mirano non solo all'inventariazione, documentazione e conservazione del patrimonio, ma anche alla sua condivisione e valorizzazione creativa, aperta verso l'esterno e proiettata verso la sperimentazione, lo scambio e l'innovazione espressa attraverso il continuo di definirsi di azioni e relazioni tra soggetti individuali e collettivi. È una serie di definizioni sui quali, partendo dal presupposto di Uri Verin, che sostiene che l'ecomuseo è una pratica partecipata su un territorio attraverso un patto di comunità. Quindi questo elemento è fondamentale. La comunità diventa protagonista se ragiona dopo essersi confrontata con uno strumento condiviso. È una pratica, gli ecomusei sono una pratica in continua evoluzione rivolta alla riterritorializzazione e alla riscoperta della memoria storica, con l'obiettivo dell'autosostenibilità locale, in un percorso di educazione e trasmissione culturale permanente attraverso cui l'individuo impara a decifrare il patrimonio diventando attore consapevole e responsabile di una visione comunitaria dello sviluppo. È un processo di capacitazione individuale e collettivo sui beni comuni che impegna amministratori locali e comunità a costruire un'interazione socio-istituzionale più responsabile per prendersi cura del patrimonio territoriale condiviso. Le pratiche ecomuseali hanno dimostrato come l'intelligibilità del territorio può condizionare la vita dei singoli, lo sviluppo delle società verso standard di benessere avanzati e socializzare il loro uso delle risorse locali. È un sistema di conoscenza critica del territorio che sottrae le decisioni a una discrezionalità burocratica, restituendo alla certezza e alla conoscenza scientifica, alla partecipazione della popolazione e alle opportunità di copianificazione di attori pubblici e privati che agiscono sul palcoscenico dello sviluppo locale per elaborare collettivamente le pratiche dell'abitare future. L'ecomuseo è un territorio performativo che si riconosce nel processo di governance condivisa per l'attivazione di azioni versive di cambiamento, volte a riconnettere tutte le sue componenti materiali e immateriali verso un equilibrio ecosistemico. Nelle tecniche di progettazione ecomusei, la comunità prende coscienza che i fatti ambientali non hanno una rilevanza predefinita in sé per sé, ma acquisiscono un valore posizionale entro i sistemi di relazioni stratificate in cui sono posti. La convenzione di fatto questa consapevolezza rispetto alla centralità delle comunità la sia acquisita una volta che è stata approvata la Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e poi recepita nel Codice dei Beni Culturali del Paesaggio del 2004. Nell'ottica di fondare sulla partecipazione sociale sia il riconoscimento collettivo dei valori identitari del paesaggio, che la definizione di obiettivi di qualità per definire scenari strategici di trasformazione territoriale, gli ecomusei rappresentano, dopo l'approvazione in Puglia del primo piano paesaggistico regionale italiano, gli strumenti più avanzati di sperimentazione a livello europeo dei principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio. Rispetto a questi elementi, che sono appunto il riconoscimento collettivo e identitari, è la definizione di scenari strategici di trasformazione territoriale. L'aspetto più interessante per quanto riguarda la Convenzione Europea del Paesaggio e il nostro codice, riguarda appunto l'aspetto della pianificazione, cioè la possibilità di trasformare il territorio attraverso una visione comune. Ciò che ha sollecitato la riflessione della Convenzione Europea del Paesaggio sullo sviluppo ecosostenibile è stato un pronunciato sforzo di superare l'idea di uno sviluppo esogeno dall'alto, banalizzante le specifiche soggettività territoriali, per promuovere invece l'idea di uno sviluppo endogeno e autocentrato sulle stanze della comunità. E in questo aspetto, riguardo all'aspetto al ruolo comunitario dei musei, mi piace ricordare ciò che è successo a Catania durante le giornate dell'ecomuseo del 2007, quando abbiamo firmato la Carta di Catania, che ribadisce che tutte le leggi regionali sugli ecomusei dovessero riconoscere i processi partecipativi in essere, non istituirli. Quindi
il riconoscimento del museo a livello territoriale è dato appunto da processi non determinati da istituzioni o da altri interessi. È la comunità che sceglie di partecipare per trasformare le pratiche dell'abitare verso una dimensione autocentrata. Quali sono gli aspetti innovativi posti dalla Convenzione Europea del Paesaggio? Sono principalmente l'articolo 1, che riconosce il ruolo delle comunità nei processi decisionali pubblici riguardanti le politiche territoriali; l'articolo 2, nel tutelare l'intero territorio indipendentemente dal valore concretamente attribuito; e l'articolo 6, nel far precedere qualsiasi attività pubblica relativa al paesaggio, attività di sensibilizzazione, formazione, educazione, identificazione e valutazione dei paesaggi. Questi tre elementi sono perfettamente connaturati nelle pratiche ecomuseali che ogni giorno caratterizzano il lavoro delle comunità di pratica. La tragedia della pianificazione. Rispetto a questi temi rimangono ancora da risolvere diverse criticità legate al difficile passaggio dagli scenari di valorizzazione individuati dai contenuti propositivi del piano alle indicazioni normative che guidano il progetto, che troppo spesso si limita a identificare le condizioni di compatibilità e interventi dentro una gabbia di categorie precostituite che lo riducono inesorabilmente a una semplice catalogo di cose, non sfuggendo a quella che Olson chiama la tragedia della pianificazione. Quindi, di fatto, questi piani, quei pochi piani paesaggistici approvati in Italia, sono un catalogo straordinario di elementi patrimoniali ben definiti e catalogati, ma difficilmente diventano poi azioni di pianificazione. È un dato evidente, e Olson utilizza questo termine molto forte, però secondo me rispetto a ciò che sta succedendo, molto appunto definito nella sua definizione. L'Europa non prevede un finanziamento diretto per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio. Il processo di attuazione della CEP, indebolito dall'assenza di un'apposita politica comunitaria, resta affidato agli Stati, che secondo la propria cultura e tradizione, talvolta con limitate risorse finanziarie, li provvedono in senso operativo, sfruttando la trasversalità dei fondi di altre politiche che incidono sul territorio, agricoltura, mobilità, turismo, così coesione territoriale, eccetera. Vorrei ricordare un punto strategico discusso durante l'incontro di Udeverin lo scorso mese, nella presentazione del suo libro, quando abbiamo fatto riferimento all'importanza di definire nelle nuove leggi regionali sugli ecomusei l'aspetto trasversale. L'ecomuseo ha fondamentalmente bisogno di lavorare e di incidere sul territorio anche per garantire la sua sostenibilità attraverso politiche trasversali, esattamente correlandosi a quanto richiede la Convenzione Europea del Paesaggio, che non finanzia direttamente azioni sul paesaggio, ma li finanzia attraverso progetti trasversali riguardanti l'agricoltura, la mobilità, il turismo, la coesione territoriale, eccetera. Il quadro drammatico rappresentato dal numero esiguo di piani paesaggistici regionali approvati in Italia evidenzia, oltre alla mancanza di strumenti di mediazione territoriale con gli osservatori del paesaggio, anche la problematicità determinata dall'ambiguità dell'articolo 144, pubblicità e partecipazione nel nostro codice, che utilizzando il termine approvazione invece di relazione sembra spostare la fase partecipativa a un momento concettualmente successivo a quello della concreta predisposizione del piano. In ogni caso, nulla impedisce alle regioni di prevedere simili regole anche in una fase precedente, così come recita la norma che prevede la possibilità per esse di introdurre ulteriori forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Di fatto sono pochissime le regioni che attuano azioni di appunto partecipative per definire gli obiettivi di qualità paesaggistica in una fase di redazione del piano e non di approvazione, come recita l'articolo 144. Questo è un tema determinante, per cui diciamo che
il recepimento del nostro codice dei beni culturali della Convenzione per il Paesaggio è stata parziale. È stata parziale e ha di fatto monca di un aspetto fondamentale e ha reso di fatto inattuati i pochi piani paesaggistici approvati. Rispetto alle azioni legate al paesaggio, chiaramente l'ecomuseo non è un processo predeterminato, questo va chiarito, ma nel corso di 25 anni di attività sul territorio, certamente sono state definite delle azioni, delle best practice che vengono in parte condivise da tutti gli ecomusei, anche grazie ovviamente al ruolo che ha la rete italiana degli ecomusei, che in questi anni, attraverso l'Osservatorio del Paesaggio del Piemonte, a mondi locali e alla rete che stiamo dando vita con tanta forza, certamente stiamo definendo dei processi un po' più strutturati. La progettazione del museo si struttura attraverso un processo partecipato. Perdonami Giuseppe, dovresti andare alla conclusione. Ok, va bene. L'aspetto, quali sono le innovazioni riguardo alla progettazione museale? Certamente abbiamo condiviso in questi 25 anni le mappe di comunità, sono stati gli strumenti privilegiati per il primo atto di sensibilizzazione e di riconoscimento del patrimonio territoriale da parte delle comunità, attraverso la strutturazione di un inventario partecipativo e delle mappe di comunità. Altro elemento fondamentale, e finisco, perché possa essere utilizzato il patrimonio territoriale, richiede che i valori individuati siano legati da processi di interazione, e questo lo si può attuare attraverso altri strumenti, come possono essere ad esempio gli attanti del patrimonio territoriale. Dagli attanti del patrimonio territoriale si possono definire un corpus di regole condivise per attuare piani di azione locale che hanno appunto una visione comune con regole rispettate, riconosciute da tutti. Questo è uno dei modi fondamentali perché le comunità diventino protagoniste dello sviluppo, del proprio sviluppo territoriale. Grazie. Interrompo. Un secondo. Devo interrompere un secondo che mi collego. Aiuto. Okay. L'ho torto sulla condivisione? In realtà non è mai partita, però va bene così. Non è partita mai? Mai. Ah, bene. Pensavo che stavo condividendo il... Ho capito bene, pensavo che fosse... No, ma va bene lo stesso. Ah, potevate dirmelo così, almeno vedevate le slide. Okay. Va bene, d'accordo, va bene. Ok. Bene, proseguo io allora. Allora, il focus, che il primo focus è mappe di comunità e fruizione del paesaggio. In realtà ci apriamo anche a metodi partecipativi, proprio perché l'intendimento di questa settimana del paesaggio è stato quello anche di confrontarci con altri soggetti che in un qualche modo hanno rapporti con le comunità locali e promuovono fenomeni di coinvolgimento delle comunità o metodi partecipativi. Tuttavia un passaggio sulle mappe di comunità, benché sia stato affrontato 2 giorni fa nell'apertura di questo programma dedicato al paesaggio, occorre farlo brevemente e gli interventi che seguiranno le presenteranno anche in modo specifico. Le mappe di comunità sono state ereditate dalla nostra rete degli ecomusei come metodologia dal mondo anglosassone, introdotte nel panorama italiano da Donatella Murtas al convegno di Biella degli Ecomusei nel 2003 per l'Osservatorio degli Ecomusei del Piemonte, lei stessa componente di mondi locali da cui la rete in Italia fondamentalmente è nata attorno agli anni 2000 e costituita formalmente nel 2007.
Poi è quella rete sostanzialmente che allargandosi nel 2016 al forum degli ecomusei internazionale ha assunto una dimensione di 120 aderenti e ha assunto, diciamo così, la denominazione di rete degli ecomusei italiani, la rete che attualmente si sta rilanciando con questo programma che parte dal 21 di giugno e si concluderà a novembre. Hanno avuto una grande fortuna le mappe di comunità perché sostanzialmente sono partite, hanno avuto diffusione nel mondo degli ecomusei italiani, ma sono state anche adottate dai musei e da tanti soggetti che si occupano di partecipazione, di pianificazione territoriale e di paesaggio. Che cos'è una mappa di comunità? È un processo partecipativo di una comunità locale o di componenti di una comunità locale che consente nell'arco di alcuni anni di valutare e recuperare il patrimonio fisico e immateriale che costituisce la parte fisica e la parte, diciamo così, immateriale del paesaggio, la memoria sociale e contemporaneamente guarda al futuro tramite un processo condiviso sulle priorità di sviluppo del territorio secondo una logica di sostenibilità. La mappa, la cartografia che ne esce elaborata, è un documento programmatico che invece di essere solo scritto è prevalentemente disegnato con simboli e significati attribuiti dalla comunità o dalle componenti della comunità che la producono. Produce un insieme di obiettivi individuati e selezionati dai cittadini stessi mediante la mediazione dei contenuti, delle idee, anche dei conflitti sociali che vengono elaborati dalla comunità stessa, con cui la cittadinanza e attraverso cui la cittadinanza è maturato, ha formato dei facilitatori di comunità e ha acquisito metodi di confronto e di trattativa con attori pubblici, con soggetti privati del territorio. Di fatto le mappe hanno contagiato e sono stati, come dicevo, adottati da tanti altri soggetti, ma è stato anche un processo irreversibile, ma proprio perché dura degli anni, ha però educato molte comunità, se anche non hanno poi riprodotto in seguito altre mappe di comunità, ad approcciarsi alle problematiche del territorio, alla sua programmazione e al paesaggio tramite metodi partecipativi anche più semplificati. Come possono essere utilizzate? Ci si può fermare solo allo studio partecipativo e alla realizzazione iconografica e cartografica, perché c'è anche l'esigenza, diciamo così, dell'incontro sociale e dell'incontro collettivo della mappa di comunità. Si può andare molto oltre, e questa è stata la prevalenza dell'esperienza della rete degli ecomusei, oltre alla realizzazione diventare uno strumento di programmazione territoriale, come è stato per il piano paesistico della Regione Puglia, anche il Piemonte ha fatto la stessa cosa. Nelle singole realtà locali è stata e può essere una bussola che orienta dal basso la governance dei territori e l'azione dei decisori pubblici e anche dei soggetti privati nel sociale e nell'ambito economico, mobilitando anche nuove energie e risorse organizzative nel sociale e nell'economia. Se per fare una mappa, come diceva il collega Tondolo due giorni fa, occorrono 3 anni, quasi sempre succede. Ad Argenta sono occorsi 3 anni per fare singolarmente ogni mappa. Per applicare gli orientamenti, gli obiettivi, e i suoi contenuti e, la sua e i progetti reali sul territorio e sul paesaggio, i tempi sono ancora più lunghi perché occorre reperire le risorse, ci sono i tempi tecnici dei progetti da realizzare, ci sono altri cittadini, altri soggetti da incontrare e quindi diciamo che i tempi di restituzione avvengono anche attraverso la verifica poi dei contenuti e delle progettualità che sono contenute indicate dalla mappa. Inoltre c'è il plus valore che produce una mappa di comunità o un processo partecipativo, il contagio del suo contenuto. Se 80 cittadini in un piccolo paese rurale si incontrano perennemente per 3 anni, succede che quello che emerge dalla memoria sociale e quello che viene rivalutato come sapere di quel territorio che si è affermato nella lunga durata ma rischia di perdersi, va a finire che quasi inconsapevolmente si riverbera
nella comunità presente di quel momento e viene utilizzato anche per riprogrammare attività sociali e attività economiche, come avviene nella gastronomia, come avviene nell'artigianato, come avviene nell'agricoltura, e avviene quasi inconsapevolmente. Questo è successo in molte condizioni. Tre minuti, Nerina. Tre minuti. Con e dopo mappa una comunità non è più la stessa perché guarda il paesaggio e ha orizzonti nuovi, occhi nuovi, quasi inconsapevolmente. Quindi non parliamo di parliamo di censimento, ma non di catalogazione di memoria sociale, di empowerment e di governance, che non è riservata solo a chi governa, ma bisogna arrivare a discutere con chi governa, di restituzione, di percezione, ne ha parlato prima il collega, e di programmazione partecipata. Veniamo alla partecipazione in pandemia. Due anni, un anno e mezzo di pandemia, abbiamo dovuto ripensare a come fare, non abbiamo smesso di fare attività con le nostre popolazioni. Dei metodi utilizzati a distanza, che cosa rimane? E soprattutto pongo un interrogativo, col piano nazionale di resilienza, di ripresa e resilienza, ovviamente l'alfabetizzazione digitale, la transizione digitale e tecnologica pare essere una vicenda strategica. È una situazione che dovrebbe in un qualche modo togliere dalle diseguaglianze sociali tra generazioni, tra territori d'Italia, ma credo che ci sia un grande quesito oggi, ma anche per il futuro nel grande web. Chi detiene la strategia predittiva che condiziona i consumi, i mercati e anche la finanza nel grande web sono veramente pochi, che sono dei grandi decisori, ma sono veramente pochi. I fruitori del web e dei servizi digitali siamo in tanti, anche se c'è una divisione di competenze, ma oggettivamente si parla di accesso dei servizi e non di governance. Ecco, la forbice tra chi detiene le strategie nel web e indirizza le comunità a livello globale e le comunità a livello nazionale e chi invece è semplicemente fruitore è una questione di democrazia. Chi si occupa di processi di partecipazione, non solo gli ecomusei, sostanzialmente sono chiamate a questa sfida di avvicinare questa forbice. È la sfida della democrazia di oggi e di domani. Chi interviene oggi? Giulia Cillani per l'Ecomuseo di Argenta, che è dipendente anche del comune di Ravenna ed è esperta di programmazione europea e quindi anche del territorio necessariamente, perché è una questione trasversale, ed è anche assessore in queste materie e ha anche in consegna l'Ecomuseo di Argenta. Edo Brichetti per l'Ecomuseo Martesana, che è consigliere regionale ICOM per la Lombardia e ha progettato molti ecomusei della rete ecomuseale lombarda ed è referente scientifico dell'Ecomuseo Valle Spluga e dell'Ecomuseo Martesana. Paola Menzardi, del Politecnico di Torino, designer sistemica e sta conseguendo il titolo di dottorato di ricerca attraverso proprio una ricerca sulle mappe di comunità e seguendo anche un caso diverso dalle mappe di comunità su un esempio di esperienza partecipata nell'Alto Piemonte. Alessandro Giacomel del Politecnico di Milano, che ho voluto particolarmente invitare come soggetto un po' estraneo alle metodologie degli ecomusei, ma molto speculare, è architetto e svolge attività di ricerca al Politecnico di Milano per il gruppo di ricerca Vento, si occupa di progettazione di infrastrutture leggere infraregionali e ovviamente una delle attività, diciamo così, più delicate e sensibili è proprio quello del coinvolgimento delle popolazioni locali, laddove ovviamente le popolazioni locali hanno quella parte sensibile di riprogettare e di valutare quali possono essere le proprie opportunità, le proprie attività, qualcosa che accomuna anche nel turismo sostenibile, che l'accomuna l'attività degli ecomusei. Do quindi la parola ora a Giulia Cillani per l'Ecomuseo di Argenta. Grazie.
Grazie mille, Nerina. Io saluto tutti coloro che sono collegati e ci guardano dalla diretta Facebook e anche tutti coloro che condividono insieme a me questa stanza Zoom. Ringrazio la rete degli Ecomusei che ci ha invitato, che ci ha anche permesso di avere oggi questa doppia rappresentanza, intendo per il Comune d'Argenta, perché appunto io ho l'onore di essere assessore da oramai un po' di anni e la dottoressa Baldi invece, che ha introdotto, è la responsabile del nostro servizio turismo, oltre che grande attivista e portatrice, diciamo così, dei temi, dei contenuti e degli obiettivi della rete degli Ecomusei italiani. Quindi vi ringraziamo. Oggi la dottoressa Baldi mi ha chiesto un po' di raccontare quella che è stata la nostra esperienza negli anni, anche recuperando quello che io non ho vissuto, ma che ho sentito appunto raccontare, del quale mi hanno passato la testimonianza sul tema della partecipazione. Per noi parlare di partecipazione non è solo importante, è necessario. Argenta, infatti, è un territorio che è molto esteso. Facciamo da collante, diciamo così, a tre province, nonostante siamo del tutto ferraresi, viviamo tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna, e abbiamo 14 comunità all'interno dei nostri confini amministrativi che parimenti si sentono di tre province differenti. Se prendete la macchina e un giorno volete percorrere tutto il nostro comune, ci mettete circa 50 minuti da passare da Santa Maria di Fiume, che è una comunità bolognese, ad Anitta, che invece è in un angolo delle valli di Comacchio, che si sente e parla ravennate. Perché quindi è importante parlare di partecipazione? Perché capite, insomma, la difficoltà di tenere legate insieme 14 comunità che hanno delle storie e delle abitudini completamente differenti e che probabilmente sentono il ruolo delle istituzioni e i servizi che gli vengono offerti come estremamente lontani il più delle volte. E per noi parlare con i cittadini e trovare il modo migliore per farlo e per farli sentire coinvolti è una necessità, una sfida, insomma, da portare avanti giorno per giorno. Gli amministratori che mi hanno preceduto mi hanno insegnato a essere, tra l'altro, molto orgogliosa di questo lavoro del territorio che abitiamo, perché ci siamo sempre confrontati con delle popolazioni che prima di ogni cosa vengono a bussare alla porta per proporre i loro progetti, li portano avanti, diciamo così, con grande passione. Ed è da un processo partecipativo che il nostro Ecomuseo, che è l'Ecomuseo che sta all'imbocco della sesta stazione del Parco del Po, cioè le Valli di Campotto, è nato in seguito alla presentazione del progetto primario da parte dell'associazionismo, il CAI, sostenuto da tutto l'associazionismo locale, che negli anni 90, 30 anni prima che si parlasse di un modello di mobilità lenta e del piano nazionale di resilienza, si immaginava che Argenta potesse essere un unico grande corridoio verde che collegava il mare alla parte più interna della pianura padana, sulle tracce di quello che era il Po di Primaro, che dopo la rotta di Ficarolo nel XII secolo ha cambiato, diciamo così, il suo corso ed è diventato un fiume morto. Sul Primaro oggi noi costruiamo un percorso cicloturistico che appunto collega quasi tutte le nostre comunità, e al centro troviamo l'Ecomuseo delle Valli di Argenta, che è nato negli anni 90, nel 91 era un museo di qualità e che noi offriamo alla rete degli Ecomusei. L'Ecomuseo, il nostro Museo delle Valli, è quindi un centro che cerca di connettere le riflessioni sul paesaggio offerte dalla cittadinanza e cerca, come diceva Nerina prima, di inserirle in un percorso di progettazione delle istituzioni, che collega il paesaggio naturale, il paesaggio idraulico e il nostro costruito urbano secondo questa linea del fiume. È una porta, lì ci ritroviamo per raccogliere la documentazione naturalistica e storica del territorio e per accompagnare i turisti alla scoperta dello stesso territorio dentro le valli. E da lì partono anche i processi di partecipazione che tengono insieme la rete dei musei e la gente. Abbiamo perso Giulia.
è andato via l'audio. No, mi sentite? Sì, adesso sì. Scusatemi, si vede che internet ha avuto un po' di defiance. So che vi ho rubato un po' di minuti, però appunto abbiamo istituzionalizzato un processo di partecipazione che era quello delle mappe di comunità che sono state concluse, come diceva prima Nerina, nel 2010 e che ci hanno consegnato un piano di azione che abbiamo cercato di mettere di costruire e di creare. Le nostre mappe di comunità ne abbiamo costruite due, quella di Campotto e quella di Benvignante, e dal 2010 a oggi vedono restituiti alla cittadinanza dei progetti che la cittadinanza ha ideato. A Campotto parliamo di per esempio della vanotteria, abbiamo costruito su suggerimento della popolazione un luogo dove poter allevare le specie autoctone per poterle poi mettere a disposizione delle valli che hanno sicuramente dei problemi oggi di conservazione e di ripristino ambientale. Nel borgo rinascimentale di Benvignante invece, che ospita una delizia, abbiamo investito negli ultimi anni 1,5 milioni di euro di lavori perché ci sono stati appunto chiesti dalla cittadinanza. E questi sono solo alcuni due dei progetti che sono stati attivati dalle mappe di comunità, ma che se dopo vi racconto tutto vi rubo troppo tempo. Quello che ci tengo a dire è che per noi la partecipazione non è solo, diciamo così, una rassicurazione che l'amministrazione fa un qualcosa che effettivamente sì, posso essere usato dalla cittadinanza, ma è anche una necessità, perché prima, come vi dicevo, c'è un territorio così esteso e così frammentato, così complicato da raccontare, che se la cittadinanza non partecipa ai servizi e ai punti luce che l'amministrazione accende, significa che quelle risorse, diciamo così, non hanno un effettivo impiego, non hanno uno sbocco, perché diventano, se noi ristrutturiamo la edilizia e non abbiamo una cittadinanza che ha costruito un interesse rispetto a quello stesso luogo e si propone di gestirla, ecco che l'investimento è stato un investimento perso. In pandemia, prima Nerina ci dava il lancio, abbiamo cercato di tenere legati tutte le nostre discussioni con la comunità, ovviamente con gli strumenti online. In realtà la rappresentanza è anche terza, perché Alessandro Giacomel del Politecnico di Milano ci ha aiutato tantissimo in questo caso, su un progetto che noi riteniamo di importanza fondamentale, che poi è quello che CAI ci aveva presentato nel 1990, cioè stiamo cercando di legare la comunità, ma anche le istituzioni che non siano solo quelle del Comune d'Argenta, ma quelle di tutti i comuni, da Ferrara a Ravenna, per costruire una ciclovia che possa servire a collegare le due ciclovie nazionali della Vento e dell'Adriatica. Ha funzionato, nel senso che è facile collegarsi al computer per trovarci, e quindi anche per gli amministratori oggettivamente è stato più facile farlo e dare delle risposte positive. Penso che un domani possa essere uno strumento fondamentale, proprio perché è un qualcosa di facile, diciamo così, e lo dobbiamo tenere caro, però è anche vero che la passione, il coinvolgimento che una mappa di comunità può generare con 3 anni di incontro non è un qualcosa che debba essere messo, diciamo così, a lato, perché ci riusciamo anche a incontrare con questi strumenti come Zoom. Io vi ringrazio, vi invitiamo a scoprire il nostro territorio, perché certamente tutte le storie non si possono condensare in 8 minuti di presentazione, ma avremo piacere di raccontarvele quando venite a bussare alla nostra porta. Bene, passiamo a Edo Brichetti per l'Ecomuseo Martesana. Allora, un sentito buongiorno a tutti, relatori e partecipanti alla diretta. Allora, la mia è una riflessione, perché oggi affrontiamo il tema partecipazione, paesaggio e partecipazione. Allora, il paesaggio, abbiamo visto, non è una fotografia, è piuttosto un coinvolgimento, un intreccio di più relazioni, anche le memorie. Ed è soprattutto ciò che si vive quotidianamente. Questo per me è un aspetto importantissimo. Ciò che si vive
quotidianamente. E poi la partecipazione. La partecipazione è una parola magica, certo, ma è complessa, che non vuol dire solo la presenza, ma vuol dire fare in modo che le persone che partecipano si sentano parte di una comunità. La cosa non è affatto semplice, perché partecipazione è un processo dinamico. Però perché le persone partecipino occorre anche un'opera di educazione, a condividere luoghi, temi, percorsi, memorie. Mi corre obbligo qui leggere una citazione di Cesare Pavese, che per me è stato uno dei primi che ha scoperto l'ecomuseo. E Pavese in Lune falò e dice: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Quindi c'è una realtà che Cesare Pavese va a vedere dopo che è stato fuori per molto tempo dal suo paese e la guarda con certi occhi, perché è importante anche capire come la si guarda, chi la guarda, quali sono i presupposti, perché la realtà è molto variegata. E quindi è una realtà che ed è un ricordo legato al passato, ma al presente e soprattutto anche al futuro. Perché nelle mappe di comunità un elemento che può veramente scardinare un immobilismo, diciamo, generale, è proprio il fatto anche di parlare di aspettative. E qua non ci si può scandalizzare se emergono determinate esigenze. Piuttosto si tratta di capirle e di amalgamarle con quello che è il benessere della comunità, che è anche il benessere dell'ambiente. E qui il richiamo alle condizioni climatiche è importantissimo. In pandemia cosa si è fatto? Si è continuato con il digitale a parlare dei luoghi che non si potevano vedere, ma i luoghi verso cui invece si voleva andare e ci si andrà adesso, finita la pandemia. E li si vedrà con maggiore soddisfazione, con una maggiore considerazione. Il digitale è servito, ma la presenza e il contatto non verrà mai sostituito. Adesso vi presento, penso che Elena poi vi presenterà. Ecco, le mani su questa dita un attimo, Elena. Vi presenterà un brevissimo filmato che è semplicemente una presentazione di un'iniziativa che si è fatta nel 2018 con l'Ecomuseo Martesana e che l'associazione MNEME, che si occupa delle memorie di progetti editoriali audiovisivi, ha condotto all'interno della comunità, privilegiando in partenza quelli che erano i primi protagonisti di un ecomuseo, quelli che l'hanno fortemente voluto e che l'hanno realizzato. E allora è emerso questo tema, i luoghi dell'anima. C'è il FAI che parla dei luoghi del cuore, eccetera. I luoghi dell'anima sono i luoghi del paesaggio che le persone ricordano con più affetto e che associano a particolari ricordi, stati d'animo vissuti. Se vogliamo la partecipazione della comunità sentita e operativa, non dobbiamo dimenticare che sono sempre le persone che fanno e che ricordano, che agiscono, che influiscono. Allora è stato chiesto a 17 persone di elencare, di parlare liberamente dei loro luoghi. E sono venute fuori delle considerazioni strabilianti. C'è per esempio una persona che ricordava una panchina in un parco, perché in quella panchina andava a riflettere. Un'altra persona ricordava la conca, una conca, e quando c'era l'asciutta andava giù con le forchette a pescare i pescetti. E si lamentava perché, essendo una donna, veniva sempre messa in secondo ordine. E qui sono emersi tanti, tanti spunti. Edo, hai 4 minuti. Esatto, adesso parto col video.
Parto col video. Questa, dicevo, questa sorta di esperimento ci può insegnare anche a produrre delle mappe un po' più, diciamo, aderenti a quelle che sono le aspettative. Io qui concludo, sono stato brevissimo perché mi sono messo anche l'orologio davanti. Chiedo a Elena di far partire il filmato. Diciamo che io ho vinto la gara per gli interventi più brevi. Elena, ci sei? Faccio partire subito. Sì, sì, ci sono. Un attimo che devo cambiare le impostazioni per il video. Ecco perché ho interrotto la condivisione. Ma soprattutto subito, mentre Elena pensa al video, io devo dire che le mappe devono rendere visibili ciò che è invisibile. L'Ecomuseo Martesana è stato istituito nel 2016 per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio Adda Martesana Milano Est, formato da 30 comuni situati lungo il Naviglio Martesana e da un'ampia rete associazionistica del terzo settore. L'Associazione Culturale Mneme ha collaborato con l'Ecomuseo Martesana per la costruzione di una mappa di comunità sui luoghi dell'anima dell'Ecomuseo. I luoghi dell'anima sono i luoghi del paesaggio ai quali la comunità si sente emotivamente più legata, dove si stratificano ricordi e vissuti della propria storia individuale e collettiva. Lo stesso luogo può essere all'origine di infinite mappe e narrazioni, tante quante sono gli sguardi e le vite che percorrono quel territorio. Il paesaggio è una grande piazza pubblica, dove si vivono relazioni, storie, affetti, che diventano nel tempo il collante sociale e culturale della nostra memoria. La mappa di comunità ecomuseale è un ottimo strumento per rappresentare un paesaggio in continua trasformazione e per trasmettere la memoria dei luoghi a chi verrà dopo di noi. Il processo di costruzione della mappa è iniziato con la raccolta delle testimonianze orali di alcune tra le persone che hanno dato vita al progetto ecomuseale ed è proseguito con la realizzazione grafica della mappa che racconta, con parole e immagini, alcuni luoghi del Naviglio Martesana dal punto di vista di chi li vive ogni giorno. Coinvolgere tutti i cittadini in un processo partecipativo di identificazione e interpretazione del proprio patrimonio culturale e paesaggistico è una buona pratica per costruire e organizzare collettivamente un archivio vivente del paesaggio, fatto di immagini e di narrazioni passate e presenti. La mappa di comunità ecomuseale serve come strumento per rendere visibile l'invisibile, le relazioni tra noi e i luoghi che viviamo. Significa avviare un processo e una riflessione condivisa sul futuro dei luoghi e sulle azioni possibili per far conoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi che amiamo. Complimenti, Edo. No, mi piace l'affermazione che l'Ecomuseo è una grande piazza, perché bisogna riprendere questo concetto del vivere insieme e di scambiarsi opinioni, eccetera, eccetera. Questo per me è importantissimo. Ogni mappa di comunità dovrebbe fondarsi proprio su questi elementi. Sentirsi parte di una comunità è la cosa fondamentale. Ho chiuso! Bene, allora passiamo a Paola Menzardi del Politecnico di Torino, che non è di parte, cioè non è dei nostri e ha sicuramente un occhio, attraverso la sua ricerca, critico e diversificato sull'esperienza delle mappe. Buonasera a tutti e grazie mille, grazie a tutti per questo invito. Sono molto felice e contenta di essere qui con voi questa sera e avere l'opportunità di dialogare e conversare con voi su questo tema. Io sono una dottoranda del Politecnico di Torino, sono in dirittura d'arrivo, devo discutere a breve la mia tesi di dottorato. Ho seguito questo percorso, ormai sono 3 anni abbondanti, mi sono occupata di design per la valorizzazione dei territori, o meglio design per i territori. È un filone della disciplina che si occupa di guardare al territorio esattamente come oggetto di studio, di progetto, quindi lavoriamo in sintonia con i pianificatori, gli architetti, ma non solo, i geografi, e nello specifico mi sono voluta addentrare in questo tema delle mappe di comunità perché
essenzialmente per una, diciamo, scarsità di materiale ancora dal nostro punto di vista di approfondimenti, di riflessioni, quindi dal punto di vista del design, e mi interessava particolarmente capire, indagare come le mappe di comunità siano uno strumento per generare partecipazione e progettualità diffusa anche a lungo termine, e in che modo questi strumenti in realtà siano, come dire, così effettivi e siano attualmente capaci di generare appunto processi e progettualità a lungo termine. Quindi cosa succede dopo la mappa di comunità soprattutto. Quindi nei miei pochi minuti che mi sono concessi cercherò di essere molto molto nel dettaglio di piccole cose, anche se il lavoro chiaramente è abbastanza ampio. Nello studio che ho condotto, una parte del lavoro l'ho svolta somministrando e distribuendo questionari a realtà, soprattutto ecomuseali, ma non solo, che in Italia dal 2000 al 2020 si sono occupati di mappe di comunità e hanno realizzato con le comunità locali questo tipo di lavoro, proprio per andare appunto a mappare quelli che sono state poi gli sviluppi, quindi le fasi del post-mappa, io le ho chiamate in questo modo. Ho raccolto risposte da 37 dei casi studio che ho schedato. E sostanzialmente quello che è venuto fuori è che una grossa parte dei lavori, delle mappe di comunità che sono state realizzate, ha avuto seguito, quindi circa un quinto si è fermato sostanzialmente, però un 86% dei casi ha risposto che in realtà dalle mappe di comunità effettivamente si sono create delle situazioni, delle condizioni, delle altre progettualità chiaramente connesse alle mappe di comunità. Chiaramente tutto è legato a capire quanto la mappa sia stata, come dire, l'innesco iniziale, quindi come abbia chiaramente generato a partire proprio dalla mappa di comunità delle altre progettualità, quindi attività, iniziative partecipate di valorizzazione, di gestione, di progetto del territorio con i cittadini. Per circa questo un quinto invece le cose si sono fermate, e le ragioni principali sono state, che ho raccolto in questo caso, sono state il mancato interesse. Purtroppo in alcuni casi si è registrato una perdita, comunque una dispersione dell'entusiasmo iniziale, quindi di conseguenza la perdita del coinvolgimento dei cittadini, quindi gli attori poi principali che sono gli attori materiali poi di questi processi. Poi la mancata cooperazione con le reti locali, quindi uno sfaldamento di quelle che sono state, si era creato un tessuto relazionale, dei collegamenti, una rete di lavoro locale sui territori, o anche in territori intesi come comunità e sovraterritoriali, quindi con comunità, municipalità e regioni vicine, adiacenti, e anche chiaramente anche la difficoltà a reperire fondi o altri finanziamenti che di supporto al progetto, diciamo, rafforzano e permettono la continuazione. La maggior parte, come dicevo, di questi progetti però ha avuto sviluppo, e quindi io mi sono anche poi chiesta in quali ambiti avessero poi avuto modo di espandersi. Le risposte hanno toccato temi molto, come dire, vicini alla questione della valorizzazione e anche al far conoscere i territori poi all'esterno, quindi una valorizzazione, come dicevate giustamente anche negli interventi precedenti, che riguardano le comunità all'interno, il senso di riappropriazione da parte dei cittadini, delle persone che vivono il luogo, ma anche la voglia di far conoscere i territori, di promuoverli, in maniera sostenibile, di far capire e passare il racconto di quello che è la propria storia, la propria identità, i propri ricordi, la memoria, le sensazioni, il patrimonio anche immateriale, non solo quello materiale, non solo quello dei monumenti, non solo quello appunto più noto, tutto quello che è la parte anche più sensoriale di quello che è la qualità, il patrimonio di un territorio, e quindi promuovere iniziative di turismo sostenibile, oppure rafforzare la coesione sociale e la rete di relazioni con il territorio anche all'esterno, riqualificare, mantenere, avere maggiore cura, quindi sviluppare attività che hanno proprio a che fare con la pulizia, il ripristino, la riqualificazione di strutture.
e poi anche attività e servizi legati alla, alla ricettività, all'agroalimentare e a settori insomma legati comunque al, ai beni e servizi primari del, dei, dei luoghi. Su tutti questi progetti, di tutte queste attività, questi processi nati sulla scia delle mappe di comunità, il 50% si sono conclusi, ma a loro volta hanno generato, questo è molto interessante, altre progettualità. Quindi vuol dire che davvero il sentore, diciamo, è indice che qualcosa effettivamente le mappe di comunità hanno acceso e sono riusciti in quel 50% di casi a creare davvero una catena di effetti che sta proseguendo, e quindi in prospettiva si può pensare che le mappe siano state in grado appunto di dare il calcio d'inizio a un qualcosa che non si è concluso, non si è fermato, non è rimasto chiuso in un cassetto, ma man mano sta dando, diciamo, qualche altro input a processi e altre iniziative di valorizzazione partecipata. Ho voluto poi raccogliere anche dati sulle difficoltà, quali sono state le difficoltà principali e maggiori nel dare continuazione, nel dare un proseguimento in qualche modo al lavoro svolto, al lavoro di attivazione delle comunità, e tra le principali, diciamo, cause, le principali motivazioni sono state difficoltà, appunto, come dicevamo. Hai 2 minuti. Sì, a reperire fondi, a reperire comunque forme di sostegno, la mancata coesione anche con altri soggetti, quindi nel riuscire a tendere dei fili, dei collegamenti non solo tra attori della comunità e del comune, ma anche con a livelli sovraterritoriali, sovracomunali, con istituzioni, altre realtà. E il terzo è appunto anche la difficoltà nel mantenere vivo, acceso l'entusiasmo, la voglia di partecipazione, il ruolo dei cittadini che devono sentirsi comunque prima di tutto loro stessi coinvolti e motivati ad intervenire, a agire in questo percorso. In realtà tutto il mio discorso, questo è un piccolissimo e brevissimo specchietto di quello che ho realizzato con questa ricerca, ma ci sono altri risultati, il discorso ovviamente andrebbe molto più per le lunghe. Volevo però cogliere questa occasione per dare due dati, diciamo una così, qualche informazione su un progetto di valorizzazione partecipata del territorio che è partito dalla realizzazione di mappe di comunità. È stato il mio poi caso studio nel quale poi io sono intervenuta a livello progettuale nel testare, diciamo, le linee guida che poi ho identificato durante il mio percorso di ricerca. E questo è un progetto che si chiama Comuniterre, riguarda l'Alto Piemonte, la provincia del Verbano Cusio-Ossola. È un progetto che è stato promosso dall'Associazione Culturale Arsuni VCO e dall'Ente Parco Nazionale della Val Grande. Come vi dicevo, è emblematico perché è nato dalle mappe di comunità nel 2016, attualmente ancora in attivo, e sta producendo molte altre attività partecipate con le comunità sul fronte dell'istituzione, ad esempio, di un ecomuseo, ma anche di attività come escursioni partecipate, escursioni condotte dai cittadini e altre attività, insomma, di promozione del territorio. Volevo così darne un accenno perché ho avuto, insomma, il piacere di farne parte, ed è un progetto che secondo me è proprio emblematico di questo, sia della mia ricerca che di questi interrogativi su come le mappe di comunità siano poi state capaci effettivamente, questo è un caso positivo, di accendere la miccia e innescare davvero tanti altri processi sul territorio che stanno continuando. Quindi vi ringrazio, grazie, scusate se ho sforato un po' forse con il tempo, e rimango a disposizione per il dibattito. Grazie ancora. Grazie Paola, e passiamo ad Alessandro Giacomel del Politecnico di Milano con la progettazione delle infrastrutture leggere, quindi gli impatti su comunità, coinvolgimento comunità e impatti sul paesaggio. Mi hai sentito? Sì, perfetto. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Vi racconterò un po' di un progetto che non nasce dalle comunità, dalle mappe, anche se le mappe ci piacciono tantissimo, è chiaro
E mi sono appuntato questa cosa molto bella che ha detto Brichetti, che le mappe devono rendere visibile ciò che è invisibile. Credo sia veramente, come dire, un buon punto di partenza. Vento innanzitutto che cos'è? Vento è un progetto di una ciclovia nazionale, vedete questo filo rosso che va da Torino a Venezia e un pezzettino sale verso Milano, nato da un'idea del Politecnico di Milano nel 2010 e dal 2010 ad oggi Vento è entrato nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e oggi sono in fase di realizzazione alcuni lotti, ma la cosa importante è che oltre al fatto che questo progetto si sta realizzando anche all'interno di un panorama italiano ben più ampio che prevede la realizzazione di altre ciclovie nazionali, è che l'abbiamo sempre immaginato non tanto come un progetto di un'infrastruttura leggera, dove di fatto si può camminare e pedalare, ma un progetto di territorio, di paesaggio. Cioè un progetto dove il filo, questo filo rosso che vedete, è come il filo di una collana di perle e le perle sono i territori che si attraversano queste immagini. Tra queste perle sono patrimoni materiali e immateriali, ci sono anche gli ecomusei. Tra l'altro, all'inizio di 10 anni fa, quando abbiamo iniziato a raccontare il progetto, uno dei primi soggetti che si è avvicinato al progetto, forse perché sensibile rispetto a queste tematiche, era, mi ricordo ancora, l'ecomuseo del Freidano. Sentiamo. Scusate, mi sentite? È un progetto che guarda, innanzitutto il fine di questi progetti secondo noi è quello di generare occupazione in quelle che sono le aree fragili del paese, quindi quelle che ad oggi si è voltato un po' le spalle, non immaginiamo delle grandi infrastrutture ciclabili dentro le grandi città, ma dove che possono partire dalle grandi città e le grandi città in qualche modo, in modo generoso, diventano dei poli attrattori che poi spingono le persone ad addentrarsi nei territori. E poi questo, insomma, il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto lungo Vento, lo stiamo in modo artigianale, perché poi Vento è un modello che in modo artigianale, come dire, andiamo a provare a testare in altri territori, tra cui le valli di Argenta e l'Argentano. Questo è importante perché non deve essere un modello che viene applicato come se fosse, come dire, un'autostrada che si mette sopra a prescindere dal contesto. È un qualcosa che deve entrare in simbiosi con le comunità locali. Dopo che abbiamo ideato questo progetto circa 10 anni fa, la prima cosa che abbiamo fatto è detto: ok, abbiamo un bel progetto, ma cosa facciamo come università? Continuiamo a raccontarcelo tra noi oppure prendiamo le nostre biciclette? Lì è iniziato un grande processo di partecipazione, condivisione, racconto con i territori, che è durato circa 10 anni, che si è chiamato Vento Bici Tour. Era un'occasione in cui noi andavamo a raccontare nei territori quali potevano essere le potenzialità di queste grandi infrastrutture leggere. Dico leggere al plurale perché Vento è anche un pezzo di Francigena, è anche un pezzo di Cammino di Sant'Antonio, quindi c'è una pluralità di attraversare e praticare questi paesaggi. Quindi l'obiettivo è sempre stato quello di immaginarli come progetti di territorio ben più ampi di una singola infrastruttura ciclabile. E in questo processo, appunto, abbiamo immaginato 3 tipologie di processi di partecipazione e coinvolgimento su più scale. Di fatto, noi come Politecnico abbiamo cercato di essere, prendete il termine, un po' degli ascensori, tra quello che è la dimensione del basso, cioè i territori, per portare ovviamente queste istanze verso l'alto, verso i ministeri. Quindi il coinvolgimento è stato andare nei territori, capire ovviamente qual era il contesto, e poi da questo portare le istanze verso l'alto, quindi verso le regioni e verso i ministeri. Questo lavoro ha funzionato. Di fatto, come dire, c'è stato un supporto soprattutto dal basso, cioè Vento è stato un progetto che è stato colto subito dal basso, dalle comunità locali. Se non ci fossero state le comunità locali che avessero capito, anche perché più che altro parlavamo il linguaggio delle comunità locali, cioè andavamo lì in punta di piedi ascoltando e provando a recepire, come dire, già il potenziale che c'era, perché il potenziale c'è in questi territori, solamente che oggi la Valle del Po non è più percorsa est-ovest ma nord-sud attraverso le autostrade, quindi in qualche modo abbiamo provato a, come dire,
ripercorrerlo come poi è, come dire, il flusso naturale delle acque. E in questo processo, che è durato 5 o 6 anni prima ovviamente che Vento diventasse un progetto nazionale, c'è stato questo grande lavoro di ascensore culturale che appunto è stato Vento Bici Tour. Vento Bici Tour, che era, lo chiamiamo laboratorio in sostanza, ma era un momento in cui all'inizio eravamo noi che andavamo a raccontare il microfono. E noi andavamo a raccontare nei territori quali potevano essere le potenzialità del cicloturismo e della lentezza, perché di fatto l'obiettivo è che queste grandi infrastrutture lente, che di fatto devono, come dire, assecondare le linee del territorio, Vento sta per oltre il 50% sugli argini maestri del Po, cioè quindi qualcosa che c'è già, che è già presente, che è già vissuto alle comunità locali, potessero generare economie, economie importanti, considerate che un'infrastruttura come Vento a pieno regime può generare in un anno, può ripagarsi del costo di realizzazione. Il costo di realizzazione di Vento è circa 180 milioni di euro, ad oggi sono stati stanziati circa 70. Quindi è un processo in atto che vuole andare a lavorare proprio sulle comunità locali, cioè l'obiettivo è, e faccio un esempio molto semplice, non ci siamo, quando ci dicono fate la pista ciclabile, fate l'area di sosta, no, non vogliamo fare l'area di sosta, l'area di sosta esistono già e sono le piazze di 245 paesi che stanno lungo Vento, 245 paesi e località che oggi chiudono le saracinesche, oggi i bar chiudono, invece l'idea è quella di creare, esistono già delle aree di sosta naturali, quindi non farle sopra l'argine o in posti dove magari si guarda all'autostrada o a una bella strada, no, anzi le autostrade, le strade non sono molto belle, però portare le persone dentro i luoghi, perché questo diventa un motore ovviamente per alimentare ovviamente nuove economie locali. Ed è proprio lì il momento in cui le comunità entrano in gioco. Le comunità entrano in gioco mettendo, ovviamente, far emergere quella che è, come dire, la pluralità delle grandi risorse che ci sono, culturali e anche comunitarie. Quindi di fatto Vento è stato una miccia, è un filo che è come una miccia, e poi lungo questo filo ci sono queste perle, insomma poi le perle che devono emergere. Quindi il lavoro non è stato dal basso nel coinvolgimento, però poi saranno le comunità locali a doversi mettere in gioco in questo processo. Quindi è stato un approccio un po' diverso, anche perché immaginate che Vento sono 700 chilometri, se avessimo dovuto comunque rapportarsi a 4 regioni, 13 province, oltre 100 comuni e più comunità locali, come dire, il progetto sarebbe stato molto più complesso. Un minuto. Perfetto. La cosa interessante che è stata detta in uno dei primi interventi è stata quella che è un po', come dire, mi stupisce, no, però il fatto che queste grandi mappe di comunità locale poi hanno difficoltà a trovare la dimensione di attuazione. Io credo che se si provasse a ragionare e a mettere a sistema tutti gli ecomusei e rimmaginare e provare a sovrapporli anche con le linee della lentezza. Immaginate che oggi si sta facendo un grande lavoro a livello nazionale, a livello di ciclovie turistiche e comunque di cammini, che sono circa, si parla di più di 30.000 chilometri, su questo stiamo facendo anche dei lavori noi, cioè se provare a mettere a sistema tutte queste azioni, forse la condizione di difficoltà di attuazione di alcune, di trasformare le mappe in azioni concrete, forse potrebbe essere, come dire, la possibilità di innesco, insomma, di far fare un salto di scala, ovviamente, a queste mappe, che non rimangano solamente in una dimensione locale di riconoscimento di alcune identità, ma e vengono riconosciute anche nei piani paesaggistici, ma diventino qualcosa di più. Quindi, secondo noi, la dimensione della dimensione paesaggio, ecomusei e mobilità leggera devono relazionarsi di più per fare tutto fare un salto di scala verso l'alto. Credo possa essere comunque una, e lo lancio, come dire, come una possibilità, un qualcosa che poi spero se si possa discutere in modo più approfondito, l'occasione ovviamente per rilanciare queste grandi perle, perché poi, come dire, le potenzialità di questi paesaggi e le risorse sono altissime. Grazie.
Bene, grazie Alessandro, e soprattutto è sempre interessante trovarci tra persone e soggetti che hanno metodologie diverse, perché intanto era il nostro intendimento, partiamo da metodi diversi, ma i suggerimenti, quello di assumere attraverso le mappe di comunità come rete una scala diversa anche per avere un impatto sui territori di concretezza e di durata nel tempo, come suggeriva Paola dalla sua ricerca, è anche un intendimento che intendiamo perseguire dandoci anche un'organizzazione come rete, più a scala diversa anche come rete. Io vi ringrazio come relatori, mi dispiace di essere stata un gendarme e passo ovviamente il testimone al gruppo successivo che è coordinato da Andrea Rossi. Perfetto Nerina, grazie della staffetta, buonasera a tutti di nuovo. Con questo focus entriamo in un altro argomento che ci sembrava comunque doveroso dover affrontare all'interno appunto del tema paesaggio e partecipazione, che è appunto il tema della governance territoriale e della pianificazione. Chiaramente sappiamo che è un argomento complesso, controverso, che è al centro del dibattito da sempre, sul quale però alcuni ecomusei, quelli che forse hanno anche una durata più lunga e che hanno in qualche modo anche un profilo più solido, si sono confrontati, inserendosi anche come interlocutori e co-protagonisti, proponendo quindi delle loro visioni, delle loro strategie rispetto appunto al governo del territorio. Si tratta sempre di processi lunghi che vengono da lontano, probabilmente anche una decina di anni, è il tempo che in qualche modo medio sul quale appunto si attestano e che vedono coinvolti appunto una pluralità di attori. Detto questo, io inizierei con una breve presentazione delle attività che stiamo svolgendo come Ecomuseo del Casentino. Chiedo a Elena se può condividere appunto le slide. E una carrellata molto veloce per quanto riguarda appunto l'esperienza che stiamo portando avanti proprio su queste tematiche. Andiamo pure avanti. Prima fra tutte, come sapete, anche la Toscana è caratterizzata da un piano paesaggistico e che è stato appunto messo a punto negli scorsi anni, e due anni fa è stato individuato un focus specifico, la necessità di un'ascesa di scala in un ambito territoriale specifico che è quello del Prato Magno, un massiccio montuoso chiaramente ubicato in Casentino, nella prima valle dell'Arno. Mi sono dimenticato, scusate, di presentarvi un minimo la scheda della nostra esperienza. Appunto siamo nella prima valle dell'Arno, in provincia di Arezzo. Il nostro progetto di Ecomuseo ha circa 20 anni di vita, coinvolge circa 11 amministrazioni comunali e una pluralità di soggetti del terzo settore e privati che in questi anni appunto hanno accompagnato questo tipo di percorso. Per quanto riguarda l'area del Prato Magno, vi dicevo, un'area strategica intorno al quale gira l'Arno, dopo aver percorso appunto il territorio casentinese, Torce, il Muso ad Arezzo, come diceva Dante, per tornare poi nel Val d'Arno e quindi fino a Firenze. Quindi un luogo dagli alti pregi anche naturalistici, ambientali, ma anche come cuscinetto territoriale importante. Avanti. Questa è solo una veduta, una delle caratteristiche è proprio la prateria del crinale come elemento proprio di particolare pregio che ancora caratterizza questo ambiente, in passato mantenuto grazie appunto ai greggi transumanti che dalla Maremma risalivano in Casentino con la monticazione durante il periodo estivo. La cosa non esiste più e quindi chiaramente vanno trovate anche altre strategie di manutenzione anche di questa biodiversità. Questo è uno schema interpretativo che, come vi dicevo, mette in evidenza il valore strategico di questo territorio che praticamente si pone appunto fra l'area metropolitana fiorentina e Arezzo, con tutta una serie poi di antichi percorsi e di diversità di fruizione del territorio che nel tempo si sono stratificati. Andando avanti,
chiaramente non mi soffermo sulle varie modalità di coinvolgimento del territorio che si sono succedute nel tempo, sulle quali appunto abbiamo avuto l'affiancamento anche di una società, Sociolab, che su questo ci ha assistito e sul quale è andato poi ad integrarsi appunto il lavoro dell'Ecomuseo, il lavoro progresso effettuato negli ultimi anni. Ancora avanti. Un elemento importante, strategico, è la diversità degli approcci e dei punti di vista. In un territorio come questo era fondamentale interloquire anche con la voce dei nuovi abitanti, cioè quindi persone che hanno scelto di trasferirsi in questo territorio da pochi anni. E quindi andare ad ascoltare quello che è il punto di vista dell'abitante storico che ha costruito questo paesaggio e quelle che sono invece le aspettative dei nuovi abitanti che sono in grado di dare nuova linfa vitale anche a questi territori, a questi tipi di economie. Ancora avanti, e quindi è stato costruito in circa un anno e mezzo un percorso molto articolato, fatto di incontri, eventi, passeggiate patrimoniali, eventi anche attraverso i quali andare a scoprire e raccogliere le percezioni degli abitanti rispetto a questo territorio. E questo ha consentito chiaramente di raccogliere un grandissimo numero di elementi proprio riferiti anche proprio al tema della percezione, come dicevo, che in sintonia con quelli che sono i dettami della Convenzione Europea del Paesaggio ci restituiscono una complessità di visioni che chiaramente sono importantissime e sulle quali poi viene costruito anche quello che è il progetto di sviluppo di questo territorio. Ancora avanti. E poi non ultimo appunto il materiale e le occasioni di raccolta di informazioni online che ci hanno permesso poi di arricchire anche il patrimonio di informazioni. Il progetto dei Prato Magno è stato approvato e adottato dalla Regione Toscana, sono partite da poco e si sono concluse anzi le osservazioni che sono state fatte a questo tipo di strumento. E quindi da qui in poi dovrebbe partire poi l'attività di attuazione vera e propria. Andando avanti velocemente, un altro percorso che invece è attualmente in fase di realizzazione è il piano strutturale intercomunale del Casentino. Andiamo avanti molto velocemente, anche in questo caso uno degli aspetti che l'Ecomuseo ha preso in carico è quello di andare a costituire un elemento di mediazione territoriale tra lo strumento di governo e quello che è appunto il tessuto degli abitanti, non solo gli addetti ai lavori, ma appunto la popolazione in senso lato. Quindi andando a costruire anche elementi di, come in questo caso, la guida del partecipante, quello che vi vedevate prima, quindi strumenti per facilitare la partecipazione, così come anche momenti di stimolo rispetto all'interpretazione di questo territorio, come ad esempio quello della bioregione. È stato invitato proprio il professor Magnaghi, che da questo punto di vista con la società dei territorialisti porta avanti da anni appunto questa visione bioregionale come occasione di interpretazione ma anche appunto di sviluppo di un territorio. Ed era una modalità che si prestava molto bene rispetto al Casentino, rispetto anche alla sua chiusura, alla sua conformazione di valle chiusa circondata dai muri, quindi anche con un'identità territoriale e ambientale ben costituita. Andando avanti, altre attività, sicuramente gli scenari futuri sul quale entrerò in merito e anche i laboratori interattivi che purtroppo abbiamo dovuto condurre online, e questo mi riallaccio a quello che diceva Nerina, chiaramente ha costituito un elemento di difficoltà e di complessità ulteriore rispetto alla garanzia di partecipazione. Andando avanti ancora, altri strumenti che sono stati messi a punto, quindi ragionando appunto sempre con le modalità online, i questionari, sono rientrati circa 400 questionari che sono stati poi analizzati, così come altri strumenti come le idee per il Casentino, un quaderno che raccoglie poi elementi più strutturati rispetto all'idea di sviluppo. Ancora avanti e finalmente quest'estate entreremo poi in merito finalmente sul territorio attraverso appunto delle uscite e delle occasioni di confronto diretto con gli abitanti intorno a delle tematiche che sono state però in qualche modo copianificate e individuate nell'ambito degli incontri online, quindi delle scese di scala rispetto appunto ad alcune tematiche.
avanti. L'aspetto che però sul quale mi piaceva soffermarvi un po' di più è il tema della strutturazione degli scenari, quindi che sono stati messi appunto dall'Ecomuseo all'inizio del percorso, e questo è stato un elemento importante che ha funzionato da elemento di innesco del processo, da momento di stimolo, ma anche di provocazione in alcuni casi, e anche di occasione di capacitazione. Quindi schemi, visione semplificate attraverso il quale si mettevano l'accento, si andava ad evidenziare delle tematiche, delle criticità che il territorio poneva, ma andando ad immaginare anche il Casentino nel 2040, quindi come vorremmo che fosse questo territorio. E questo elemento di prefigurazione chiaramente ha funzionato molto bene, perché gli abitanti si sono sentiti stimolati, anche i non addetti ai lavori, a dire la propria. E quindi tematiche come il parco fluviale di Fondovalle, piuttosto che l'ampliamento dei confini del parco, l'ubicazione degli insediamenti produttivi, gli elementi di identificazione, le identità territoriali, così come altre. Andando avanti, per chiudere velocemente, quindi l'Ecomuseo come struttura che connette e come processo permanente, in cui la sfida partecipativa, e questo penso vada evidenziato, non è un qualcosa che viene dato una volta per tutte. Alcuni ci accusano anche di demagogia rispetto a questo tema della partecipazione. In realtà sappiamo benissimo che è una sfida che va rimotivata e alimentata continuamente, perché non è mai data per certo. L'elemento partecipativo è una determinante, è un qualcosa che sta alla base del processo ecomuseale, ma che appunto va di volta in volta reinventato e riapplicato ai processi. E concludo dicendo che appunto l'ecomuseo sarebbe interessante, sarebbe opportuno che, forse anche doveroso, che intervenisse nella messa a punto degli strumenti di governo del territorio in cui opera. In questo caso quindi l'Ecomuseo si presenta come un catalizzatore che è in grado di proporre una propria visione di futuro e di sviluppo rispetto al territorio nel quale opera, soprattutto quando è un Ecomuseo maturo che appunto opera da anni. È necessario e doveroso che sviluppi una propria visione di futuro che proponga al resto del territorio. Così come è un elemento, è un soggetto al quale è demandata appunto questa capacità anche di mediare, di coinvolgere, di stimolare attività che compie quotidianamente, così come di raccogliere punti di vista diversificati rispetto al territorio e rispetto ai propri abitanti, così come appunto di costruire ipotesi interpretative. Anche questo è un elemento, penso, affascinante che riguarda l'Ecomuseo, quindi come andare a interpretare il territorio alla luce anche delle stratificazioni storiche che hanno portato alla creazione di quel paesaggio, quindi rendere anche evidente questo tipo di processo e sul quale andare poi a prefigurare in maniera coerente quelli che sono gli scenari futuri intorno ai quali andare a poi organizzare il futuro, appunto. Detto questo, io concludo il mio intervento, la mia carrellata, e passerei sicuramente ai prossimi interventi. Dal Casentino propongo di andare in Sicilia e chiamo appunto in causa Giusy Pappalardo, che appunto ha risposto gentilmente alla nostra chiamata. Siamo nella Valle del Simeto, siamo appunto in un'area interna della Sicilia. È un processo molto articolato e molto complesso che vede appunto intrecciarsi il contratto di fiume con il processo ecomuseale. Ecco, una cosa che mi viene da chiedere a Giusy, che appunto è coinvolta nel percorso dell'ecomuseo da tempo. Giusy è dell'Università di Catania, nello specifico. Una cosa che appunto dicevo mi viene da chiederle è come gestire, come dare conto a questa pluralità di soggetti, e quindi le chiedo anche quale sistema di governance è stata individuata per mettere insieme progettualità e progetti così diversi in un ambito territoriale ampio, anche in questo caso. Chiaramente la domanda è molto interessata perché il tema della governance di processi così lunghi e così articolati penso che sia l'elemento più spinoso, ma anche l'elemento più sfidante che riguarda appunto le nostre esperienze.
Prego, Giusy. Grazie, intanto grazie davvero per avermi invitato e devo dire che per me è un onore perché molti dei vostri percorsi li abbiamo studiati assieme in momenti di approfondimento collettivo con i compagni di viaggio dell'Ecomuseo, per cui per me è davvero un onore poter essere qui oggi e spero che si possa continuare a scambiare in occasioni future. Sì, io faccio parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Catania, in particolare del Laboratorio per la Progettazione Ecologica e Ambientale del Territorio, il Lab PEAT, e oggi risponderò sicuramente alle domande che mi sono state poste, però fatemi fare brevemente delle premesse proprio perché il processo è abbastanza complesso e articolato, per cui io ho pochissimo tempo a disposizione, poi ci sarà un video che entrerà nel dettaglio, però mi preme dire che questo è appunto un lavoro anch'esso che copre un arco temporale che va oltre il decennio, cominciato a seguito di una mobilitazione sociale mossa da istanze di giustizia ambientale, in particolare la costruzione di un mega inceneritore in un'area sicca a ridosso del fiume Simeto, che è il fiume dal bacino idrografico più esteso dell'isola, e noi come ricercatori dell'università del Lab PEAT siamo stati proprio sollecitati da una coalizione di associazioni impegnate non soltanto nella mobilitazione a contrasto dell'inceneritore, ma impegnate soprattutto nella promozione e nell'individuazione, nella ricerca di nuove forme di autosviluppo diverse da quelle dominanti rappresentate un po' dal progetto dell'inceneritore stesso, per cui assieme abbiamo attivato una partnership di ricerca azione che oltre alla società civile organizzata ha coinvolto progressivamente 11 enti locali e la cornice di sperimentazione della governance partecipata ha preso il nome di Patto di Fiume Simeto, che appunto è una forma organizzativa che vede coinvolte principalmente tre pilastri, vede coinvolti principalmente tre pilastri, appunto la società civile organizzata in un presidio partecipativo, l'Università di Catania, che appunto attraverso l'approccio della ricercazione cerca di alimentare costantemente, a proposito del bisogno di alimentare costantemente la partecipazione, e gli enti locali. Abbiamo sottoscritto quindi nel 2015 e formalizzato questa convenzione quadro che inizialmente si è consolidata nella forma di un contratto di fiume, quindi ci siamo riconosciuti come contratto di fiume, e questo processo però nelle sue diverse fasi ha anche sviluppato molte assonanze con diversi degli ecomusei qui presenti, per esempio la mappatura di comunità che abbiamo condotto nel 2009 e che ha dato realmente avvio a tutto questo percorso, e quindi questo ci ha anche invitato a riflettere sul fatto che il dispositivo ecomuseale potesse essere una forma organizzativa rispondente ad alcune delle evoluzioni che il processo stesso stava prendendo. In sostanza noi non dall'inizio avevamo deciso di essere un ecomuseo, abbiamo cominciato a lavorare, a ragionare, eccetera, abbiamo fatto una prima fase, prima sperimentazione, mappatura di comunità, ci siamo consolidati attorno allo strumento del contratto di fiume e approfondendo, studiando e andando nel merito di altre questioni, è emersa anche la voglia di configurare una parte del processo come ecomuseo, e oggi siamo al vaglio del riconoscimento regionale appunto come un museo di interesse regionale, siamo in valutazione. Dunque, io non mi dilungo oltre perché il video racconterà da sé le questioni. Esatto. Sì, però se mi è consentito ancora qualche minuto, volevo provare ad argomentare leggermente sul discorso della governance territoriale. Innanzitutto mi preme dire che questo processo è stato un processo efficace dal punto di vista della capacitazione della comunità organizzata nel presidio partecipativo. Nella slide che avevate visto prima abbiamo cercato di sintetizzare tutta la progettualità in atto al momento, che è appunto una progettualità complessa e ben articolata. Tuttavia è ancora un processo che ha bisogno di agire sul piano della capacitazione istituzionale. Per cui sebbene esistano una serie di convenzioni, documenti che abbiamo messo in campo, sottoscritto, le istituzioni ci sono con noi, enti locali, specialmente ora in questa fase in cui hanno sottoscritto il patto ecomuseale, però c'è ancora molto da lavorare su quel fronte lì. E una seconda questione che mi piaceva mettere sul tavolo della discussione, e poi davvero passiamo al video, è che la forma di governance che stiamo cercando di mettere in campo è al contempo policentrica e multilivello. Policentrica in quanto siamo un ecomuseo ad antenne, come molti degli ecomusei presenti, ma non tutti, mi rendo conto che è una configurazione peculiare, specifica, che richiede una forma
capacità organizzativa, per questo il presidio partecipativo da noi serve come dispositivo di organizzazione della società civile organizzata, e al contempo stiamo cercando di alimentare la governance multilivello, però dal punto di vista istituzionale, cioè nel dialogo non solo con gli enti locali che vorremmo rendere sempre più capacitati all'interno di questo processo, ma nel dialogo che già abbiamo avuto nella fase della stesura e della coproduzione della strategia nazionale aree interne con gli enti intermedi, la regione, con le soprintendenze, per cui su questo aspetto qui credo che ancora abbiamo un bel po' di strada da fare. Io per adesso mi fermo, passiamo al video e poi se c'è tempo magari dopo approfondiamo alcune questioni. Grazie mille, Giusy. Grazie a voi. Abbiamo ritenuto, ancora una volta, grazie a questa profonda sinergia con cui agiamo insieme con i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Catania, abbiamo ritenuto che l'ecomuseo potesse essere, come dire, la cornice. In questa fase del processo abbiamo sentito la necessità di rileggere quanto fatto in chiave ecomuseale, principalmente per due motivazioni. La regione siciliana si è dotata di una legge apposita. La seconda motivazione, in realtà forse la più importante, è di tipo culturale. Riconosciamo negli ecomusei un modo per esprimere le percezioni multiple e articolate dei nostri paesaggi locali. L'ecomuseo, oltre a essere una pratica e un territorio, è anche un patto di capacitazione individuale e collettivo sui beni comuni, che impegna amministratori locali e comunità a costruire un'interazione socio-istituzionale più responsabile nel prendersi cura del patrimonio territoriale condiviso. Come ha già anticipato Giuseppe Reina, abbiamo scelto delle parole che appunto possano far comprendere cosa è il processo ecomuseale, e come prima parola abbiamo scelto partecipato proprio perché il processo ecomuseale è un processo partecipato perché condiviso, dal momento che tutti quelli che operiamo all'interno del processo lo costruiamo insieme. Infatti è un processo non predefinito, perché non c'è stato nulla che abbia stabilito un progetto iniziale, per questo è anche creativo, dal momento che ogni componente ha anche utilizzato, così per dire, la sua fantasia all'interno del processo stesso. È inclusivo, ognuno è responsabile nelle azioni individuali e collettive, ed è per questo anche un processo sussidiario, nel momento che ci supportiamo gli uni con gli altri, ma si prefigge come obiettivo anche quello della costruzione di un'etica nuova contro stereotipi e pregiudizi che troppo spesso, sappiamo, hanno caratterizzato un territorio come quello della Valle del Simeto. È un processo relazionale di elementi materiali e immateriali, è un processo sostenibile perché appunto definisce quelle che sono nuove catene del valore, attente a un nuovo riequilibrio ecosistemico, e infine è un processo per il futuro, quindi ridare voce anche a quella generazione che spesso è quasi invisibile all'interno del territorio. Siamo tornati a vivere il nostro bosco e a respirare quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo Borsellino. Esattamente come punta anche alla capacitazione al governo territoriale per saper incidere sul territorio conoscendo gli strumenti per governarlo.
l'importanza della conoscenza che nasce da un incrocio dei saperi, dal potersi scambiare saperi l'un l'altro, dal dialogo continuo, dalla cooperazione nei dibattiti, dalla possibilità di concepire insieme le idee, le soluzioni, unirsi per essere più forti, cittadini attivi con una piena consapevolezza del ruolo che si ha nella società. La conoscenza e la partecipazione attiva sono la chiave per una società migliore. Mentre scorrono i titoli di coda, fatemi solamente dire che abbiamo cercato di restituire con un racconto a più voci, naturalmente, il più possibile, i principi ispiratori, e che una delle voci narranti è di un giovanissimo del territorio che è tra l'altro impegnato su diversi fronti e che ha colto perfettamente il senso del lavoro che si porta avanti da diverso tempo. Anche avete sentito tutta una serie di riferimenti a questioni a noi molto care, cioè l'impegno per l'antimafia attiva. E fatemi dire che il coinvolgimento dei più giovani è davvero il risultato più bello che l'Ecomuseo sta ottenendo, proprio la contaminazione intergenerazionale, per cui anche questo è uno degli aspetti che mi piacerebbe poi mettere sul tavolo della discussione. Perfetto, grazie Giusy per questa sintesi così efficace e soprattutto per aver messo sul piatto questo tema della capacitazione e del coinvolgimento attivo e convinto delle amministrazioni, perché penso sia un elemento focale, importante, che ci riguarda tutti da vicino, no? Per cui l'Ecomuseo non è un elemento decorativo attraverso il quale dimostrare all'esterno quanto siamo buoni e quanto siamo bravi, ma dovrebbe essere effettivamente una chiave di lettura e di sviluppo importante da tenere presente. Grazie ancora. A questo punto dalla Sicilia ci spostiamo più a nord, arriviamo nelle Marche e chiamo in causa questa volta Antonella Nonnis dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso. Anche in questo caso siamo di fronte a un processo importante e complesso. In realtà le esperienze che presentiamo sono tutte praticamente esperienze di area vasta che mettono insieme diverse amministrazioni comunali, proprio alla ricerca anche di modelli di sviluppo, ma anche di interpretazione del territorio, quindi che vanno oltre la sfera comunale. Nel caso specifico, appunto, anche in questo caso si parla di un contratto di fiume, e una specificità tra le tante che caratterizza questo percorso è il coinvolgimento delle giovani generazioni, cioè delle scuole, concepite anche come occasione per allargare la base partecipativa. Prego Antonella. Esatto, intanto anche a me ringrazio tutti quanti di questa occasione bellissima che condividiamo insieme, perché è un momento per tutti noi, lo è stato già la costruzione di questa settimana, un momento importante anche di confronto, di rincontro, ma anche consolatorio, potrei dire questo Andrea, proprio nel fatto che comunque in questo modo ci sentiamo meno soli, meno anche, sappiamo che molti stiamo facendo, questo ci rincuora. Il percorso dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso, come abbiamo già detto, è un percorso lungo i 10 anni, che è partito, e quindi mi rilascio anche al focus precedente, con la mappa di comunità, una mappa fatta dai ragazzi, perché abbiamo proprio come ne condiviso il concetto è che se un gruppo di persone, che fossero 80, 50, di 13 comuni, si mettono a parlare insieme, si discutono e cominciano a ragionare su qual è il concetto di identità, qual è il concetto appunto come di abitare quel luogo, però poi rimane sempre ristretto a quel gruppo di persone che si conoscono e che comunque condividono questa cosa. Invece, ecco, dare parola alle scuole, condividerle, crea proprio quel modo, diciamo, di quell'eco che si spande per tutta la valle. 13 comuni, 2 province, 1 regione firmano il 29 di febbraio del 2016 un contratto di fiume a partire dalle esigenze scaturite da una mappa di comunità che vedeva questo fiume sempre e molto presente da parte degli abitanti, perché questo è un fiume che divide 2 province, è un fiume che unisce questo territorio, è un fiume che comunque è sempre stato abitato ed è un fiume che
ha dato a questa valle la sua ricchezza, quindi le sue produzioni, come tutti i fiumi di tutto il mondo. Quindi proprio il fiume era facile passare dalla progettazione partecipata dell'ecomuseo al contratto di fiume, in quanto lì si andava a collaborare insieme. Quindi il 2016 noi firmiamo con molti stakeholder, molti insieme al consorzio di bonifica, insieme alla Lega Ambiente, insomma tutte le associazioni, questo contratto, e diamo voce poi ai ragazzi nel 2019 con un'attività che abbiamo condiviso appunto con l'associazionismo. Partiamo con la pulizia del fiume, portiamo tutti questi ragazzi nella famosa Puliamo il Mondo, che è una campagna di Lega Ambiente, dove hanno partecipato tutti allo stesso posto, cioè nel fiume, ognuno in comune suo, quindi i ragazzi sono riavvicinati. In questo modo noi abbiamo coinvolto 300 ragazzi che hanno visitato il fiume. Dopodiché a settembre abbiamo continuato con i dirigenti scolastici un incontro e una condivisione di un percorso. Quale? Abbiamo fatto una serie di workshop, chiamiamo seminari, informativi, di conoscenza, ma anche di discussione con tutti i ragazzi in ogni plesso. Stiamo parlando della bellezza di 17 plessi, quindi non è che siamo 13 comuni, ma molto 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 divisi, quindi in 5 istituti comprensivi, perché appunto la divisione in provincia crea un sacco di caos a livello, diciamo, amministrativo. Li abbiamo riuniti su un unico tema e 537 ragazzi hanno fatto un percorso insieme a uno storico, a un biologo, un geologo, un geografo, un architetto, una serie di persone, che il proprio sindaco, il proprio rappresentante della Proloco, insieme hanno parlato di che cosa era il fiume. Mi soffermerei soltanto sul questionario che poi singolarmente i ragazzi hanno risposto, perché appunto le domande che ci siamo poste possono essere utili a tutti quanti. Noi abbiamo domandato ai ragazzi che cosa ti piacerebbe fare lungo il fiume e cosa ti è proibito di fare, perché questo fiume a volte viene considerato come un distante, un pericoloso, no? Come se hai conosciuto qualche pianta particolare, quindi questo era per il problema dell'attenzione, dico soltanto alcune di queste domande, ma soprattutto, secondo te, quali sono 3 aggettivi per descrivere il fiume che vorresti? Ecco, con lo stesso metodo del processo della mappa di comunità, abbiamo costruito il contratto di fiume dei ragazzi, dove i ragazzi ci hanno dato le loro risposte, che poi abbiamo confrontato con quelle dei cittadini che si riunivano appunto attraverso altri strumenti. Su questo noi abbiamo in qualche modo condiviso la mappa del fiume ASO. Io direi che, dato che il mio compito era anche quello di stringere, diciamo, i tempi e riportarci sulla cosa, mi chiuderei qui, perché comunque, ecco, quello che mi preme dire è che il metodo è lo stesso, il metodo è partecipativo, e secondo me nel nostro territorio, e penso che in molti territori dell'Italia, dare parola ai ragazzi significa comunque non solo creare dei cittadini più coscienti e dei veri cittadini, ma soprattutto arrivare poi ad tutta la comunità, perché dietro un bambino c'è sempre un genitore, un nonno, un parente, e grazie a tutti per l'attenzione. Perfetto, perfetto. Grazie mille Antonella per la tua sintesi, che ci permette di andare anche più spediti e di raccogliere altri spunti. A questo punto, dalle Marche scendiamo nuovamente a sud e andiamo in Puglia, e abbiamo 2 interventi. A questo punto Francesco è tornato fra di noi, bentornato. E direi a questo punto di dare la parola quindi a Francesco Baratti. L'esperienza della Puglia è stata già richiamata. Andrea, meglio seguiamo la scaletta prevista, non c'è problema, io mi sono liberato, quindi è meglio che Elisa porti la sua esperienza di Cursi, io alla fine posso eventualmente Perfetto. Intervenire come previsto, non c'è problema, a questo punto sto con voi fino alla chiusura. Perfetto, per me è indifferente, benissimo. Quindi a questo punto
rimaniamo chiaramente in Puglia, quindi siamo presso l'Ecomuseo della Pietra Leccese. Se non sbaglio è un intervento che viene fatto a quattro mani. Abbiamo con noi, oltre a Lisa Monsellato, che è la coordinatrice dell'Ecomuseo, anche il sindaco di Cursi, Antonio Melcore, non so bene la pronuncia. E, chiaramente la presenza di amministratori, come dicevamo prima, è sempre ben accetta, e quindi vi ringraziamo della vostra presenza. In questo caso il tema del recupero e della valorizzazione del paesaggio si intreccia strettamente al tema dello sviluppo turistico e della creazione di infrastrutture culturali, attraverso anche dei partenariati ampi, che come sappiamo sono sempre aspetti vincenti nella cura e nella valorizzazione del territorio. Prego. Sindaco, allora, buonasera. Chiamerei il sindaco ad introdurre il quadro, ecco, in cui noi come Ecomuseo ci muoviamo, dopodiché vi racconterò tre progetti su cui stiamo lavorando e che danno corpo a quanto detto dal sindaco. Sì, salve, buonasera a tutti, sono Antonio Melcore, l'accento era giusto per come l'ha pronunciato la prima volta. Grazie, io sono il sindaco di questa piccola comunità, piccola dal punto di vista demografico, ma grande per altri aspetti che vi racconteremo, vi racconterà prevalentemente Elisa. Intanto faccio i complimenti per questa iniziativa e per avermi dato questa opportunità di questo confronto che rappresenta per noi un'occasione sia di conoscenza e un'occasione per poter poi capitalizzare anche in futuro eventualmente e sostenere insieme, diciamo, delle idee che possono emergere nel corso di questa iniziativa con altre progettualità che possono nascere insieme. E come è stato già detto, quando si parla di governance, di partecipazione, di paesaggio, chiaramente per un'amministrazione locale diventa un lavoro, come è stato detto appunto da Andrea Rossi, che sta coordinando questa sezione, un lavoro molto complesso e molto controverso. È chiaro che noi ci dobbiamo scontrare con tutta una serie di strumenti di programmazione e di pianificazione del territorio che guardano alla valorizzazione del paesaggio, che ci vedono non solo, diciamo, impegnati come comune, ma anche come area più vasta. Noi, la nostra esperienza di Ecomuseo nasce già da tantissimi anni, diciamo alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, nasce la nostra esperienza di Ecomuseo. Però trova, attraverso una legge regionale, un regolamento attuativo, nel 2020 un riconoscimento formale. Questo ci consente di essere appunto riconosciuti come istituzione ecomuseale e quindi di avere un riconoscimento che ci consente di avere una possibilità di dialogo molto più autorevole rispetto a quella che potevamo avere nel passato. Poi chiaramente noi abbiamo costituito intorno alla, diciamo, all'istituzione comunale un'associazione che appunto è presieduta e diretta in questo, coordinata in questo momento da Elisa Monsellato, che vi parlerà subito dopo di me di alcune progettualità che noi stiamo in maniera coordinata stiamo portando avanti e stiamo cercando di realizzare. Ovviamente per noi l'associazione diventa il braccio operativo tecnico, funzionale sul territorio. Quando parliamo di strumenti di pianificazione non possiamo ovviamente prescindere da, io lo ricordo più volte, da un dilemma, da un paradosso, il dilemma di Collingridge. È chiaro che noi dobbiamo fare in modo che di attenuare e di fare
sì che questi fenomeni vengano, diciamo, e di favorire una partecipazione attiva della comunità nella fase iniziale, quando è più facile incidere negli aspetti, diciamo, di programmazione, alla fase iniziale della programmazione, quando è in fase di costruzione lo strumento, perché chiaramente nel momento in cui si ritarda l'intervento e la partecipazione nella fase successiva, quando lo strumento ormai si è definito, chiaramente diventa molto più difficile incidere e modificarlo. Ecco perché è importante, noi stiamo lavorando in questa direzione, sia appunto come strumento di pianificazione comunale, perché noi adesso stiamo redigendo il programma urbanistico generale, e all'interno del quale abbiamo previsto una specifica sezione con un specifico avviso anche pubblico rivolto proprio alla comunità, per cercare di capire come reinterpretare quel paesaggio che per noi e che in tutti i documenti di programmazione si dice che il paesaggio delle cave, perché noi siamo un paesaggio scavato, si estrae la pietra, un importante prodotto lapideo, quello utilizzato appunto per costruire, utilizzato nel barocco, le cese per intenderci. Quindi negli strumenti di programmazione si dice che le cave rappresentano un forte impatto paesaggistico. Quindi noi ci stiamo cercando di far... chiudo. Nel senso, noi stiamo lavorando su questo avviso proprio per coinvolgere la comunità, farla sentire parte attiva, in modo tale che chi ha all'interno di questo territorio delle cave, delle aree attive, delle aree dismesse, degli edifici, quali vecchie segherie che magari possono essere messe a disposizione, anche del materiale lapideo che possono mettere a disposizione, noi attraverso un protocollo d'intesa tra pubblico e privato riusciamo anche a presentare in maniera congiunta dei progetti di valorizzazione, in modo tale, conservando ovviamente il titolo di proprietà al legittimo proprietario, però chiaramente con una fruizione pubblica e condivisa tra privato e pubblico. Chiaramente noi dobbiamo conciliare, quando abbiamo costruito un importante strumento di programmazione, il piano particolareggiato delle cave, abbiamo parlato di sviluppo di coltivazione sostenibile, perché chiaramente dobbiamo guardare da un lato a favorire la produzione della pietra, perché noi siamo un territorio dove si scava e si estrae questo materiale che non si trova in altri luoghi, e dall'altro dobbiamo guardare anche a salvaguardare questo paesaggio e a salvaguardare il paesaggio e questo materiale, perché chiaramente non è un materiale infinito che potrà servire probabilmente fra 100 anni, e dovremo comunque garantire delle aree di riserva, in modo tale che faccio un esempio giusto per intenderci: la chiesa di Santa Croce ha bisogno di un recupero, noi non possiamo, abbiamo la materia prima su cui intervenire. Io non mi voglio dilungare, mi avrebbe fatto piacere un po' soffermarmi anche su altre progettualità che stiamo e altri strumenti di pianificazione che stiamo realizzando. Abbiamo realizzato un progetto pilota. Siamo molto stretti, Sindaco, ci scusi. Vabbè, nel Parco delle Cave, proprio per dare un esempio che fosse da stimolo per gli altri, nell'ambito di un progetto pilota del piano paesaggistico territoriale Patto Città Campagna. Un parco all'interno del quale c'è un parco, appunto, un'area avventura, un parco per ragazzi, proprio per stimolare appunto anche i soggetti privati a fare altrettanto. Io vi ringrazio per questa opportunità e vi siamo a disposizione. Se qualcuno di voi viene a visitare il Salento, noi saremmo molto lieti di farvi conoscere il nostro territorio e il nostro paesaggio scavato. Grazie.
Benissimo, Sindaco, grazie. Scusi ancora se l'ho sollecitata. Passo la parola quindi a Elisa. Mi raccomando, Elisa, 5 minuti. Massima. Sì, cercherò di essere velocissima. Allora, io appunto sono Elisa, coordino, presiedo l'Associazione con Museo delle Cave di Cursi, sono una progettista culturale e lì all'Ecomuseo ho trovato, diciamo, un habitat abbastanza proficuo, ideale, perché da 20 anni l'amministrazione comunale ha inteso appunto valorizzare il paesaggio e il territorio attraverso attività culturali. Quindi partiamo dal rigenerare le cave dismesse e il parco delle cave attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso la creatività. Io oggi vi porto quindi 3 progetti, di cui uno già realizzato e altro in fase di startup, che pongono al centro della questione appunto la valorizzazione culturale del paesaggio e la comunità di riferimento. Quanto detto dal sindaco in particolare, poi possiamo cambiare slide, grazie. Si esplica attraverso una serie di partenariati, quindi incrociando la valorizzazione culturale con gli strumenti di pianificazione strategica del comune. Quindi il concetto di governance all'Ecomuseo si esplica attraverso partenariati intersettoriali che vanno ad integrare i vari attori presenti sul territorio, sia a livello verticale che orizzontale che laterale. Questi progetti, questi partenariati di lungo periodo, di lungo respiro, hanno consentito e consentono oggi di andare ad incidere su una serie di asset fondamentali, quali appunto quello legato ai servizi turistici e culturali, quindi connessi alla fruizione del patrimonio, l'asset legato alle infrastrutture culturali tese a diversificare l'offerta presente, e infine un asset connesso alla partecipazione. Il primo progetto di cui vi parlo attiene alla prima categoria, quindi quella connessa ai servizi turistici, a come la governance ha cercato di migliorare la fruizione del territorio da un punto di vista appunto turistico, ed è Parco Senza Confini. Dunque, Parco Senza Confini è un progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un progetto di capacity building che è andato a potenziare le risorse territoriali, soprattutto le risorse umane. Era destinato ad under 35 che sono stati formati per raccontare attraverso livelli narrativi diversificati il territorio. Un progetto che quindi ha creato un gruppo di lavoro guide ecomuseali, un progetto che ha portato appunto degli artisti sul territorio che hanno raccontato attraverso la land art e l'arte contemporanea il Parco delle Cave, un progetto che ha portato alla creazione di mappe di comunità e di un marchio di qualità connesso appunto alle strutture turistiche e appunto a quelle in realtà che lavorano nell'ambito dell'archeologia, del paesaggio, dell'ambiente. Quindi che cosa è successo? Che dal territorio di Cursi, dal piccolo territorio di Cursi, si è stato portato, esportato l'approccio ecomuseale a 8 comuni circostanti, quindi un territorio allargato, un parco appunto senza confini, che oggi quindi gode di questa infrastruttura, soprattutto umana, a servizio dei turisti, quindi a servizio dell'accoglienza turistica. Il secondo progetto di cui vi parlo attiene invece alle infrastrutture, quindi governance e infrastrutture. E vi ho portato appunto l'esempio di Pietra Sonante, un progetto in fase di startup, caratterizzato principalmente dalla presenza di un partenariato totalmente privato. In questo caso l'azienda appunto Pitardi ha voluto rigenerare la propria cava investendo quota da parte appunto del finanziamento ricevuto, un finanziamento di 2 milioni di euro che porterà all'interno del Parco delle Cave a rigenerare una cava dismessa attraverso la costruzione di una torre sonante, una torre che è al contempo un centro per diventare
diventerà un centro per l'arte contemporanea, un polo espositivo, un parco per lo spettacolo dal vivo e per il teatro. Quindi anche in questo caso, diciamo, la strategia di cui ci ha raccontato, di cui ci ha parlato il sindaco, è divenuta il contesto, la cornice ideale per andare ad attivare processi appunto di rigenerazione delle cave e quindi di valorizzazione del paesaggio che puntano alla valorizzazione culturale, quindi utilizzano la cultura come driver di sviluppo locale. Quindi anche qui il comune ha agevolato e quindi ha facilitato la realizzazione, comunque anche in fase progettuale, quindi tutte quelle fasi necessarie per arrivare poi alla definizione del progetto definitivo. Quindi questo è il secondo progetto. Il terzo progetto invece vi vuole un po' raccontare quello che è il concetto di governance allargata, sempre intersettoriale, connessa invece alla partecipazione. In questo caso l'ente finanziatore Fondazione Con il Sud per il bando volontariato 2019 e attraverso il progetto Viva appunto si cercherà di andare a sensibilizzare i cittadini rispetto alla gestione del bene comune del paesaggio, quindi con un partenariato anche in questo caso privato e pubblico. Quindi i cittadini saranno sensibilizzati rispetto alla tutela del patrimonio attraverso una banca del tempo destinata all'accoglienza e alla valorizzazione dei luoghi interessati e infine agirà in questo caso anche rispetto a quelli che sono i temi del benessere individuale. Quindi si cercherà di sensibilizzare la popolazione e la cittadinanza sulla connessione esistente tra la tutela del paesaggio e la tutela del proprio benessere. Quindi anche in questo caso fondamentale è la presenza di un partenariato intersettoriale che vede tra i partner più importanti la LIRT e Frades, i quali andranno appunto a raccontare il territorio da un punto di vista piuttosto scomodo, no? Che non ci parla soltanto di bellezza e di valorizzazione turistica, ma di aspetti connessi al paesaggio, al territorio, talvolta abbastanza importanti e rischiosi, ecco. Quindi questi sono i tre progetti che abbiamo portato per dare un po' un'idea di quello che si sta svolgendo sul territorio attualmente. In termini di governance, l'esigenza che noi sentiamo come operatori locali è quella di passare, di andare oltre la questione della progettualità connessa al finanziamento e di rendere sistematiche e sostenibili sul lungo periodo tutte queste relazioni, questi partenariati pubblico-privati. In tale ottica stiamo lavorando appunto sulla costruzione di una rete che sia sostenibile in termini appunto di relazioni e che vada oltre l'ottica della singola progettualità e del finanziamento. Grazie, mi sono dilungata un po'. Perfetto, grazie. Grazie mille per la sintesi, Elisa, anche per queste ultime considerazioni sulla sostenibilità dei progetti che spesso, come sappiamo, sono legate a finanziamenti, ma che a volte stentano, no? A trovare poi elementi di durabilità nel tempo. Rimaniamo chiaramente in Puglia, rimaniamo nel Salento, appunto con Francesco Baratti, che molti di noi conoscono. Francesco Baratti è il coordinatore della rete ecomuseale del Salento. L'esperienza è stata già richiamata più volte rispetto proprio anche al ruolo che gli ecomusei, con tutte le esperienze delle mappe di comunità, hanno svolto nell'ambito del piano paesaggistico regionale, del quale tra l'altro si è occupato Alberto Magnaghi, che appunto è con noi e che si occuperà delle conclusioni. Quindi a Francesco chiaramente viene da chiedere, dopo 10 anni da queste esperienze, quali sono le sfide rispetto alla Regione Puglia e in particolare proprio anche al ruolo degli osservatori del paesaggio, che sono uno degli elementi che ricorrono anche in Toscana e che, come sappiamo, invece stentano a concretizzarsi, mentre dovrebbero rappresentare in qualche modo l'ossatura stessa per il futuro anche del piano paesaggistico. Quindi a te, Francesco, e alle tue proposte, alle tue riflessioni. No, riflessioni, ma sì, grazie Andrea, grazie. No, io cercherò di stare anch'io dentro il tempo che mi è stato assegnato.
Per farlo vado subito al dunque, a parte i vari ringraziamenti. Non sono qui ovviamente a raccontare quello che è stato fatto in Puglia con il piano paesaggistico attraverso gli ecomusei, perché insomma tutti voi, molti di voi lo sanno. Chi non lo sa, c'è un libro che ho pubblicato che per Franco Angeli, che riassume un po' con l'esperienza del rapporto ecomusei pianificazione in Puglia, soprattutto nel Salento. Quello che invece vorrei dire sono un paio di cose, sia come riflessione sui risultati, su ciò che è stata l'esperienza, e sia anche su quello che abbiamo davanti come ipotesi di proseguimento di questo, o di rinnovamento di questo progetto. Per quanto riguarda ciò che è stato fatto, è stata una, diciamo che il mio è un consiglio che faccio anche alle altre regioni, di certamente percorrere questa strada del coinvolgimento degli ecomusei nei vari strumenti della pianificazione del governo del territorio, perché è comunque un modello di democrazia comunitaria che va applicato. Poi ovviamente bisogna anche saperlo utilizzare nelle maniere, e fare in modo che nel momento delle decisioni queste giochino un ruolo. Però l'esperienza pugliese ha dato intanto la legge regionale degli ecomusei, che non è una cosa da poco, ha amplificato il movimento degli ecomusei pugliesi. Tra l'altro prima di me c'è stata Elisa con il sindaco di Cursi, che sono uno degli ultimi arrivati, anche se per esperienza di Cursi è di vecchia data, ma sono stati recentemente appunto anch'essi riconosciuti dalla regione. Quindi l'esperienza che abbiamo avviato nel 2009-2010 insieme nell'ambito del PPTR, e anzi mi fa piacere che c'è Alberto Magnaghi che ci sta ascoltando, ci ha consentito, che insieme ad Angela Barbanente sono stati diciamo in coloro che ci hanno voluto più fortemente tirarci dentro in questa esperienza, hanno consentito, dicevo, questa esperienza ha consentito anche di raddoppiare oggi gli ecomusei presenti e di fare in modo che siano sempre più in stretto rapporto, e lo dico con un poco di orgoglio, con i sindaci. Cioè ciò che non siamo riusciti a fare con la regione in questi anni e con il PPTR, non entro nel merito perché sarebbe una storia abbastanza lunga e in questo momento non abbiamo il tempo, ma ciò che invece mi preme sottolineare è che sono state attuate delle relazioni importanti tra il terzo settore, l'associazionismo e le buone pratiche che sono state avviate in Puglia con le amministrazioni locali, trascinando i sindaci dentro questo terreno della collaborazione e dell'ascolto. Questo è intanto un risultato che secondo me va anche associato, e sicuramente deve essere fatto, al piano paesaggistico e alla sua capacità di tirare dentro gli ecomusei. Quindi ci tenevo. Altri tre aspetti invece più di carattere tecnico che sono oggi valutabili e che ritengo possono anche essere un elemento di valore nell'esperienza condotta, sono intanto l'esperienza è stata capace di attivare dei processi di rigenerazione dell'eredità culturale come alternativa al diffondersi, specie in Puglia, di modelli turistici omologanti, e su questo aspetto ricordo l'esperienza di Neviano, l'esperienza di Tricase, quindi anche con le stesse mappe dei paesaggi ospitali che abbiamo attivato con il PPTR. Quindi questo freno a questo turismo omologante e dilagante, poi adesso capirai con la pandemia possiamo anche rivedere tutti questi aspetti e rilanciare per certi versi il concetto di turismo in Puglia sotto una veste e una chiave diversa, in cui gli ecomusei possono tornare veramente, il turismo di prossimità può diventare l'elemento forte del prossimo futuro, PNRR permettendo, su cui poi farò un piccolo passaggio. L'altro elemento che siamo riusciti ad attivare sono le nuove regole di governo del territorio per recuperare e promuovere la cultura della manutenzione e cura del paesaggio. Questo l'abbiamo fatto degli ecomusei che abbiamo attivato insieme al PPTR, i famosi consigli di architettura, urbanistica e ambiente che abbiamo anche
in qualche maniera pubblicato attraverso le buone pratiche del PPTR insieme alle mappe di comunità, ma vorrei anche ricordare il risultato che abbiamo ottenuto con Frigole, con l'Ecomuseo delle Bonifiche e con il Comune di Lecce, in cui la rigenerazione urbana delle coste ha visto come uno dei partner fondamentali l'Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole e anche all'interno del piano delle coste, uno dei primi piani delle coste pugliesi, e su questo ovviamente io, essendo leccese, sono anche orgoglioso di dirlo, e abbiamo avuto anche lì un importante dialogo e discussione ruolo attivo in questo percorso e dibattito pubblico che ho avuto l'onore di presiedere tutti gli operatori balneari, con i portatori di interesse sulla costa, per promuovere questo nuovo piano delle coste leccesi. Quindi anche lì l'idea, come dire, il seme dell'Ecomuseo piantato a Frigole ha consentito comunque di avere un ruolo attivo all'interno di queste dinamiche locali nella pianificazione del territorio. Un ultimo aspetto riguarda l'apporto dato dagli ecomusei grazie al piano paesaggistico nel qualificare la produzione e la qualità della vita di alcune comunità. Su questo tema sono due gli esempi che vi potrei citare, che riguardano due progetti Interreg, uno del Parco Naturale Regionale Otranto Santa Maria di Leuca, con la comunità dei produttori di quel territorio. L'altra è quella che stiamo facendo, abbiamo concluso e che proprio pochi minuti fa ho relazionato al Marta di Taranto sul progetto Fish and Chips, che è un interreg sul legame tra i pescatori tarantini e quelli greci, ed è stata un'esperienza bellissima di riscoperta di quei saperi, di quel saper fare, delle maestranze del Mar Piccolo, che per me è stata veramente un'immersione piena di scoperta rispetto alla mitilicoltura e alle tecniche e alle storie dei pescatori. Ovviamente parlando di questo ultimo aspetto che vi ho detto, faccio riferimenti al disciplinare d'uso del paesaggio che abbiamo prodotto soprattutto per quanto riguarda Otranto e quelli legati all'utilizzo delle aree demaniali del Mar Piccolo. Detto questo, che cosa abbiamo invece davanti? Questo comunque, quello che vi ho detto fino adesso, rappresenta comunque un risultato che dobbiamo mettere in conto sapere che abbiamo ottenuto qualche cosa, che partiamo da una base che ci deve rendere comunque orgogliosi di aver compiuto questo percorso in questi 10 anni. Certo, si poteva fare anche molto di più, anche e soprattutto se le istituzioni territoriali avessero ascoltato in maniera più approfondita le voci dal territorio. Questo è un grido d'allarme che mi porta alla fase 2, cioè a quello che abbiamo davanti. Due minuti, Francesco. Quanto? Stringi. Stringo. Allora, solo per dirvi che stiamo lavorando per organizzare una rete di osservatori locali del paesaggio che riprenda lo schema degli ambiti paesaggistici del PPTR, partendo dal Salento, partendo dagli ecomusei come attivatori, come facilitatori di un processo di unificazione di tutti quei soggetti del cambiamento che operano con buone pratiche sul territorio. Parlo dei parchi multifunzionali, dei contratti di fiume, dei gas, dei produttori di agricoli nel biologico. Insomma, molti di voi che mi stanno ascoltando sanno, perché vi ho più volte ripetuto questa nostra necessità di Ecomusei di guardare oltre al nostro orto e di unificare le forze per aumentare la capacità contrattuale ed essere veramente degli istituti di mediazione con le istituzioni, capaci di incidere nel momento delle decisioni ed essere soggetti di una copianificazione territoriale che solo se riusciamo ad unire le forze può essere compiuta e pesata in maniera maggiore. Chiudo con
ovviamente vorrei dire tante cose sul tema del PNRR che abbiamo davanti, il ruolo degli ecomusei che possono giocare non solo in Puglia ma nel nostro territorio nazionale contro una dinamica della transizione ecologica che non si capisce bene come vorrebbe essere attuata. Attenzione ai prossimi anni a quello che succederà. Noi ecomusei siamo delle sentinelle, dovremmo fare questo sforzo di essere attivi e di combattere sui territori in maniera preventiva, dico, e non a posteriori come ciò che è successo per TAP e per altre questioni di grandi progetti territoriali di investimento. L'ultima cosa, c'è uno spazio importante. Lunedì nella conferenza, nella video call che abbiamo avuto, che ho avuto il piacere di coordinare, Maurizio Maggi ha fatto riferimento a una cosa importante, a uno spazio importante che possiamo percorrere dentro le leggi sulla partecipazione. Sono 5 le regioni italiane che ce l'hanno, tra cui anche la Puglia. Bene, anche lì dentro c'è uno spazio dove dobbiamo incunearci, parlo non solo degli ecomusei ma di tutti quei soggetti che operano per uno sviluppo locale sostenibile, e lì dentro ci dobbiamo infilare per diventare ancora più, per incidere ancora più con una progettualità nuova e che, come dire, aiuti, se vogliamo, diciamola così, il nuovo piano di ripresa ad essere attuato in maniera più compatibile e ad ascoltando le risorse che provengono dal territorio. Chiudo qui, grazie. Sono stato dentro il tempi, sì. No, però va bene lo stesso. Grazie Francesco, hai sforato di poco. E chiaramente a questo punto passo sicuramente, vi ringrazio tutti, scusate anche delle sollecitazioni, ma il problema è che siamo tanti ed è difficile in qualche modo controllare i tempi. Quindi passo sicuramente la parola a Massimo Luciani. Volevo solo dire, Andrea, che mi spiace non avere avuto il tempo, poi magari se c'è, non so, se c'è, di entrare nelle modalità in cui, nella governance futura di questo rapporto ecomusei pianificazione su cui stiamo lavorando. Chiuso, grazie. Sì, no, dovremo trovare un altro spazio apposito, chiaramente, perché questo tema della governance ci riguarda tutti da vicino. Quindi dicevo, passo la parola a Massimo Luciani che coordina appunto il prossimo gruppo Paesaggio Bene Comune e mi scuso ancora per il ritardo. Prego Massimo. Grazie, buonasera a tutti, ben trovati per molti e benvenuti a tutti quelli che ci seguono anche su Facebook. Questa terza sessione di questo incontro sul paesaggio e partecipazione lo dedichiamo ai beni comuni. È un tavolo, diciamo, che ha preso questo titolo perché il focus specifico sui beni comuni è un argomento sicuramente molto caro agli ecomusei. In effetti gli ecomusei possiamo considerarli, scusate, i beni comuni possiamo considerarli come tali, diciamo, come tutti quei beni materiali e immateriali che vanno, diciamo, dai singoli elementi che caratterizzano il paesaggio a tutto un insieme di beni che costituiscono il patrimonio territoriale, in cui le comunità di appartenenza, più o meno estese, si riconoscono e o attribuiscono valore o carattere identitario. In questo senso possiamo e vorremmo considerare come beni comuni non solo i beni effettivamente riconosciuti in quanto tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura, ma anche ogni bene pubblico e o privato, generale o a particolare, in cui risiede ed è depositato il senso stesso di comunità, da mantenere e valorizzare, sia nel proprio interesse che verso le generazioni future. I beni comuni sono intrinsecamente parte della nostra eredità culturale, come cita l'articolo 2 della Convenzione di Faro, tra l'altro ratificata di recente in Italia, cioè un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano indipendentemente da chi ne detenga la proprietà come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizione in continua evoluzione. Come tale deve essere riconosciuto il diritto a trarne ogni beneficio e ad arricchirlo, a rendere la responsabilità assolutamente orizzontale, a favorire la sua evoluzione in modo condiviso, tenendo conto di tutte le istanze. È in questa parte che cercheremo di approfondire, diciamo, il tema attraverso alcune esperienze che hanno coinvolto vari ecomusei in tutta Italia, da nord a sud, e in cui possiamo capire
come le comunità locali hanno affrontato e assunto un ruolo nel riconoscimento, nell'identificazione, nella riappropriazione, ma anche nel recupero e la valorizzazione dei beni comuni, o come da questi si è potuti passare con approccio innovativo e partecipato da comunità passiva che subisce i processi trasformativi a comunità attiva che ne diviene parte coinvolta, consapevole e responsabile. Sarà un percorso, quindi, quello degli interventi che mi seguiranno, che partirà da, diciamo, la situazione di rottura e contrasto, esaminando come le comunità possano reagire e mobilitarsi al tentativo di sottrazione di paesaggio bene comune e come gli ecomusei possano contribuire anche nella fase di mobilitazione ed attivismo. Questa, ad esempio, è la situazione specifica che troviamo in varie parti d'Italia, ma in particolare nell'Umbria occidentale, alle pendici del Monte Peglia, nel territorio orvietano, lo stesso territorio da cui provengo e nel quale lavoriamo come Ecomuseo del Paesaggio Orvietano. Qui si stanno insinuando diversi tentativi di speculazione attraverso le rinnovabili sul suolo agricolo. In particolare in zone agricole di particolare pregio e di altissimo valore paesaggistico. Su questa parte qui coinvolgeremo Claudia Consalvo del Comitato Tutela del Monte Peglia, un attivista, una che si è data molto da fare per coinvolgere la cittadinanza, le associazioni, il cui intervento è stato particolarmente efficace anche a livello comunicativo. E qui vediamo anche quelli che possono essere gli strumenti da un punto di vista comunicativo. Successivamente interverrà Donatella Venti, dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, la quale ci porterà proprio l'esperienza diretta dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano attraverso la redazione, pubblicazione e diffusione della, l'abbiamo chiamata, Carta del Peglia, un manifesto appello degli ecomusei, con la volontà di allargarla a tutti gli ecomusei d'Italia, per la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio. È un tema questo molto sensibile che interessa in maniera particolare le nostre comunità proprio in questa fase in cui si parla molto di transizione ecologica, in cui il PNRR sta affacciando con numerosi fonti di, diciamo, finanziarie, e per cui è un argomento molto sensibile. Successivamente andremo a vedere una realtà del Ravennate, una realtà che si trova diciamo lungo la valle del fiume Lamone, lì dove cittadini, istituzioni, associazioni, aziende e l'ecomuseo, o gli ecomusei anche, hanno assunto un ruolo di primo piano, cercando di contrastare quella che era l'incombente, diciamo la trascuratezza già presente dal passato, e poi l'incombente trascuratezza del territorio che avanza comunque, e in questo modo recuperare il patrimonio territoriale considerato nel suo insieme come bene comune, attraverso progettualità diffusa, ad esempio il progetto Lamone Bene Comune, e strumenti partecipativi come il contratto di fiume. Cioè, aspetti che abbiamo già visto in interventi precedenti, ma qui li andremo ad approfondire ancora di più attraverso l'intervento innanzitutto di Maria Rosa Bagnari dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri, che ha avuto un ruolo, diciamo, importantissimo nello sviluppo di questa, di questo progetto, il progetto Lamone Bene Comune, e che ha dato via e ha partecipato anche al contratto di fiume. Per questo secondo aspetto approfondiremo meglio con Massimiliano Costa, che è il dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna. Avremmo dovuto parlare anche di un'altra esperienza, quella dell'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, con Cristina Alga, che purtroppo però
non ha potuto partecipare in quanto ha avuto un lutto personale, quindi si scusa, ma in realtà saluta anche tutti e comunque è insieme a noi e ci porta, diciamo, il suo caloroso saluto. Un'esperienza comunque anche questa molto importante, perché dalla valorizzazione di un bene comune hanno dato via a un percorso, diciamo, rivoluzionario, sia dal punto di vista dell'agire, del pensare, e a portare una serie di innovazioni culturali, civiche e sociali in una realtà urbana come quella di Palermo, che sappiamo, insomma, quanto possa essere difficile. Una realtà urbana, tra l'altro, periferica, che appunto sappiamo quanto possa essere difficile. Quindi io diciamo, passerei subito alla prima parte degli interventi, coinvolgendo innanzitutto Claudia Consalvo. Ora, Claudia Consalvo, intanto saluto, ha portato un contributo video che io vi mando subito in presentazione. È un contributo video, una sorta di spot praticamente, che mira a mobilitare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica del fotovoltaico in suolo agricolo, in contesti agricoli rurali di pregio. Allora, mando in condivisione. Ditemi appena si riesce a vedere. Schermata di condivisione. Si vede. Ok. Avvio. Prego Claudia, a te la parola. Allora, buonasera, innanzitutto grazie per l'invito, per avermi dato la possibilità di parlare del Comitato Tutela Montepeglia. È un comitato che in realtà non è nato per questa situazione, che tra l'altro notifico che l'impianto di fotovoltaico che volevano far nascere era di praticamente avrebbe coperto una superficie di 40 ettari con 74.356 pannelli. C'è un errore nel video, ma questo comitato in realtà esisteva già. Quello che è successo è che quando è arrivata la notizia che sarebbe stata, cioè che era stata presentata la richiesta di autorizzazione per questo impianto, c'è stato l'allarme dell'associazione Amici della Terra, che ha notato appunto che il comune non aveva pubblicato sull'albo pretorio
proprio la richiesta e quindi non aveva dato il termine per la presentazione delle osservazioni. Per cui a quel punto, almeno personalmente, ma insieme a me e altre persone contemporaneamente, solo che non lo sapevamo, siamo entrati in allarme. E abbiamo iniziato, chi da una parte e chi dall'altra, a contattare tutte le persone che potevano essere coinvolte e che abitano in questa zona, e abbiamo fatto riaprire i termini per la presentazione delle osservazioni. A questo punto si sono innescati una serie di processi per cui le persone che abitano in questa zona non si conoscono tutte, però a questo punto siamo riusciti a metterle in contatto e si è creato un gruppo sicuramente trasversale, molto ampio, con competenze diversificate, che ha lavorato insieme molto bene. Insieme alle persone che semplicemente vivono qui si sono unite anche altre associazioni, tra cui anche l'Ecomuseo del Paesaggio, ma anche l'associazione, diciamo, chiamiamola associazione, però il progetto Trame di Comunità, che raccoglie altre 34 associazioni, alcune realtà contadine della zona. Non so, mi viene in mente Amici della Terra, ovviamente Slow Food, alcuni rappresentanti del FAI ci hanno aiutato, degli urbanisti, degli architetti, e in più abbiamo avuto insomma anche la fortuna di avere un'alta concentrazione di avvocati che si sono occupati della parte legale. Ma sicuramente la cosa più importante è che abbiamo avuto veramente la capacità di condivisione e l'entusiasmo di molte persone che hanno fatto di tutto. Cioè, abbiamo aperto immediatamente una campagna di comunicazione comunque molto forte, ma potevamo avvalerci già di alcuni strumenti che esistevano del Comitato Tutela Pontepeglia, perché il Comitato Tutela Pontepeglia nasce molto tempo fa, perché questa è una zona caratterizzata fortemente da un tessuto sociale importante, perché negli anni 70 ci sono state le occupazioni dei casolari in una zona che è praticamente una di quelle marginali afflitta dal problema dell'abbandono, come molte altre zone in Italia. Invece qui ci sono state persone che ci sono venute ad abitare, che hanno mantenuto vivo il tessuto sociale, che hanno preservato il paesaggio agroecologico che è caratteristico di questa zona. Zona che è molto, come dire, desiderata per la sua bellezza e anche per la sua grandissima ricchezza di biodiversità. Questo dell'impianto fotovoltaico non è il primo attacco che si riceve in questa zona, perché ci sono stati già due tentativi di mettere delle paleoliche proprio su Montepeglia, e sempre il Comitato di Tutela Montepeglia ai tempi fece una grandissima lotta, sempre con un'enorme campagna di comunicazione, magari meno social e ci si poteva anche incontrare, ma più fatta di volantinaggio e di porta a porta, e sono riusciti a bloccare anche quelle richieste di autorizzazione. Per quanto riguarda l'esperienza del fotovoltaico, la cosa molto bella, ripeto, è che è stata un'organizzazione trasversale in cui molte competenze si sono messe in atto e siamo riusciti ad aprire anche dei tavoli con le autorità locali e regionali, perché siamo, e nonostante l'autorizzazione sia stata rifiutata, adesso abbiamo presentato opposizione al TAR, siamo ancora molto in allarme, perché non è detto che questa cosa sia finita qui. Però siamo pronti, siamo riusciti anche a raccogliere parecchi fondi per poter affrontare tutto questo. Abbiamo mandato forte e chiaro un messaggio, come avete visto anche dal filmato, abbiamo prodotto molto materiale informativo, abbiamo attaccato manifesti praticamente ovunque. E, insomma, siamo pronti per continuare a combattere contro questo tipo di speculazioni, perché di questo si tratta. In realtà non porta nessuna ricchezza al territorio, perché in realtà rimane concentrata in poche mani, ma devasta il territorio. In questo caso, come vedete dalla mappa che è presentata, avrebbero dovuto fare 5 chilometri di elettrodotto, sarebbero dovuti passare sotto un fiume. Il problema è che se la popolazione non viene informata di questo, non si può creare un movimento che lo blocca. In questo momento siamo in una fase estremamente pericolosa, e quello che mi auguro è che altre persone che stanno vedendo questi nostri interventi possano prendere dalla nostra esperienza la voglia di unirsi e di contrastare queste opere e di informarsi, che si facciano venire la voglia di informarsi, perché non è vero che non si può fare nulla.
Niente, soprattutto mi piacerebbe fare un appello a chi si innamora di questi luoghi. Ci sono diverse categorie di persone che si innamorano di questi luoghi. Sono quelli che arrivano e vogliono continuare a mantenerlo così com'è, perché si innamorano proprio del loro aspetto ancora un po' selvaggio, no? Molto agricolo, molto rustico. E ci sono quelli invece che arrivano e dicono: ma è bello questo paesaggio, è bello il modo in cui si è preservato, ma che stupidi questi che non hanno saputo sfruttare economicamente questo luogo, no? E cercano di fare grandi affari, per cui in realtà stravolgono completamente questi luoghi, anche semplicemente con ristrutturazioni un po' esagerate, insomma. Quindi e poi c'è il caso appunto estremo che, di cui adesso qui in questa zona per esempio ci sono le grandi offerte agli agricoltori, sia per gli impianti fotovoltaici che sta succedendo in tutta Italia, sia per esempio per le monocolture. I contratti di filiera stanno facendo sì che anche, cioè, insomma, si crea uno squilibrio tra quella che è la vita agricola, per cui ti puoi permettere di affittare un terreno agricolo o di comprare un terreno agricolo per la tua normale attività, e con queste speculazioni invece il valore dei terreni si alza impressionantemente, e quindi tutto questo crea uno squilibrio enorme. Per cui quello che stiamo cercando di fare è anche comunicare con chi qui le terre le ha, e stiamo cercando di dargli una prospettiva diversa. Qui c'è un tessuto sociale, ci sono delle possibilità diverse. Se siamo uniti possiamo per esempio puntare sul turismo rurale, cercando di preservare però quello che c'è e non deturparlo, cioè approfittando del grandissimo materiale che è già presente. Non dobbiamo fare nulla, in realtà dobbiamo cercare semplicemente di valorizzarlo. Questo è quanto, penso di essere stata nei tempi. Potrei parlare anche un'altra ora, però ditemi voi. Grazie Claudia. L'argomento comunque tocca anche l'aspetto, diciamo, dell'utilizzazione del territorio, di come si può creare economia sostenibile sul territorio, alternativa a determinati, diciamo, usi come questo, che di fatto una sorta di industrializzazione della collina che non è propria, insomma. E argomento che tra l'altro verrà trattato anche domani con il tema proprio delle filiere corte, a cui invito tutti i partecipanti di oggi, insomma, a presenziare. Porteremo anche l'esperienza di sempre di questo territorio. Adesso passo la parola a Donatella Venti, perché l'Ecomuseo, in quanto entità territoriale attiva soprattutto per catalizzare tutta una serie di relazioni tra soggetti presenti e attivi sul territorio, ha svolto comunque una sua parte di ruolo importante, come appunto la stesura di questa carta del PEIA, con cui abbiamo voluto segnare, diciamo, quelli che possono essere i punti fondamentali di rispetto e di tutela del paesaggio e del territorio, riferimento proprio a queste situazioni. Donatella, io ti mando in presentazione la carta del PEIA, sì. Te la parola, grazie intanto. Grazie a tutti, grazie Massimo, grazie a quelli che storicamente sono ancora qui ad ascoltarci. Ma io vorrei fare una premessa. In realtà, cioè, l'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano nasce all'inizio di questo millennio e coinvolge un territorio che per la nostra regione è un territorio anche ampio, perché sono 8 comuni del territorio dell'Alto Orvietano. Prima, ecco, del video che ha fatto vedere Claudia, se ne vedevano alcuni brani, ed è un processo, quello di, tra l'altro, anche di riconoscimento del Museo del Paesaggio, che è durato più di 10 anni, ed è stato dall'inizio un percorso di partecipazione, per cui ecco, e saluto tutti quelli che sono intervenuti prima di me. Per esempio, già nel 2003 abbiamo sperimentato le mappe di comunità. Abbiamo, per riconoscere l'Ecomuseo, abbiamo attivato l'autocensimento dei beni di comunità, abbiamo fatto più e più passeggiate patrimoniali, cantieri aperti, laboratori didattici, insomma abbiamo in qualche modo aiutato le comunità a riconoscere il valore del proprio territorio, ma soprattutto il proprio paesaggio, che, come diceva prima Claudia, è un valore reale e anche un valore economico.
Anche perché le persone, anche da noi stimolate, ma non solo, hanno fatto investimenti su questi territori in termini di manutenzione coerente, recupero coerente con quelle che sono le matrici fondative di questo territorio, di questo paesaggio. Pertanto l'Ecomuseo si è collegato e molto volenterosamente ha colloquiato con le varie associazioni che si sono movimentate nel momento di questa aggressione del territorio, ma anche, vorrei dire, svolgendo dei ruoli, e mi collego agli interventi, l'intervento di Andrea Rossi. Cioè, Andrea Rossi parlava di portare visioni, l'Ecomuseo come catalizzatore. Vorrei riflettere anche sul ruolo dell'Ecomuseo, soprattutto sul nostro territorio umbro, che è diventato un presidio per i territori agricoli e montani, proprio perché con la chiusura di comunità montane, la delegittimazione degli enti intermedi, devo dire che possiamo essere tra i pochi che danno un supporto qualificato ai comuni. Tra l'altro i comuni fanno parte dell'associazione che dà vita all'Ecomuseo del Paesaggio. Un altro elemento è quello che già è stato accennato, non solo di fare azioni, cioè l'Ecomuseo continua a fare azioni, una conoscenza attiva attraverso nuove mappe, attraverso la trasmissione dei saperi, attraverso i progetti di rete, ad esempio le antenne aperte, la rete di itinerari, ma anche a ruolo, a titolo, di fare delle prese di posizione, come nel caso appunto di cui adesso in video il testo, che siano azioni coerenti con gli obiettivi dell'Ecomuseo, quindi anche sollecitare, sensibilizzare, come diceva prima Claudia, l'opinione pubblica. La carta si chiama la carta del Peglia perché dal Peglia trova fondamento e trova stimolo, ma è una carta che ha un carattere universale. Ed è, come diceva prima Francesco Baratti, un'azione preventiva. Quindi invitiamo gli ecomusei, tutti gli ecomusei, ad adottarla e a diffondere il più possibile, perché vediamo in questo momento anche di attuazione del PNRR una forte potenzialità di aggressione al territorio mascherato da sostenibilità ambientale, perché le fonti energetiche alternative sono fonti cosiddette pulite. Ma attenzione, i modelli, le motivazioni che riporta la carta sono invece molto fondate e molto importanti. Allora, la prima è proprio contesta il modello di produzione energetica centralizzata. È stato da più di uno studio evidenziato come l'energia va prodotta vicino ai luoghi di consumo, va prodotta in molto in autoconsumo, ma soprattutto va creata un grid, una rete di microgenerazione, e su questo vorrei citare l'esperienza in Fieri delle cooperative energetiche. Quindi il primo elemento è quello che tutte le volte che si concentra un'energia, a parte i costi che sono investimenti solo per i pochi, a parte il fatto che stiamo parlando di filiere economiche eterodirette e di prodotti fondamentalmente di importazione che quindi portano quasi nessuna ricchezza al territorio, ma stiamo parlando di ricadute sulla collettività importanti, di cui probabilmente non ce ne andiamo neanche conto. Perché quello che accade su un territorio, e per esempio c'è cioè il modello del territorio viterbese che è con termine al nostro, è quella di una depauperazione fondante di quella che è quella capacità di quel territorio anche di sopravvivere. E quindi è una allarme molto importante. La seconda motivazione è quella che è più cara a noi degli ecomusei. Si tratta di paesaggi minuti, paesaggi costituiti soprattutto da beni minori,
sono i nostri paesaggi ecomuseali, perché i grandi paesaggi sono quelli già soggetti a vincolo e ci rendiamo anche conto che le apposizioni di vincolo sono tra l'altro molto lunghe, molto farraginose e molto complesse, per cui stiamo parlando della maggior parte del territorio agricolo italiano, soprattutto del territorio collinare e di quei territori cosiddetti, diciamo, che potrebbero sembrare poco attrattivi, ma che grazie alla loro distanza da quelli che sono le grandi emergenze territoriali hanno mantenuto la loro coerenza e i loro caratteri fondativi. La terza motivazione della carta è quella forse più conosciuta, più qualche potremmo dire scontata. È una destinazione a tempo, ma il tempo comunque è ventennale, produce, come diceva prima anche Claudia, una serie di trasformazioni, quali la viabilità o quali le reti energetiche, ma va a evidentemente sottrarre territorio agricolo, che come abbiamo visto il nostro territorio è un territorio produttivo, è un territorio che dà valore, che ha valore, ma soprattutto è una contraddizione, è una aberrazione, perché nel nostro territorio, in tutto il mondo, ma in particolare da noi in Italia e in Europa, esistono milioni di ettari di territorio già compromesso o già edificato, già sottratto all'agricoltura, e quindi non ha un senso logico andare a sottrarre territorio agricolo vergine. L'ultima motivazione è più sottile. Il mosaico ambientale, così come noi l'abbiamo studiato, per esempio con l'ecologia del paesaggio, è un mosaico appunto che si mantiene in equilibrio grazie a tutte le varie componenti. Posizionamento di pannelli fotovoltaici, soprattutto di grandi estensioni, vanno ad alterare strutturalmente il mosaico e tra l'altro a sottrarre quello che è considerato per l'ecologia del paesaggio la funzione produttiva e protettiva, che è quella soprattutto dei boschi. Va a interrompere le reti ecologiche, va a dare un'alterazione permanente a quelle che sono le biocenosi. Quindi andiamo a trasformare completamente quel territorio senza avere tra l'altro studi approfonditi di quelli che sono gli effetti indiretti sia sulla fauna sia anche sulle biocenosi e sulla pedologia dei territori. Quindi le quattro motivazioni possono essere per tutti i territori, possono essere condivise a livello nazionale. E vorremmo che fossero prese in considerazione da tutti, anche perché stiamo appunto assistendo a una velocizzazione di tutti quanti i percorsi, dati anche dal decreto semplificazioni, che tra l'altro pone dei tempi brevissimi di autorizzazione e toglie anche potere alle sovrintendenze e non dà nessun potere alle popolazioni coinvolte, anche perché tutta la parte del dibattito pubblico è completamente stralciata. Quindi attenzione, e credo che noi Rete dei Comusei possiamo essere veramente in questo una sentinella e un presidio per questo tema di salvaguardia del paesaggio. Grazie. Grazie a te Donatella. In effetti io ho fatto vedere questa mappa, che è proprio la mappa della, diciamo, la costa tirrenica del Viterbese, della provincia di Viterbo, che è confinante all'area di, alla zona di, almeno parte della zona di, dell'Orvietano, e come vedete le macchie rosse, le macchie azzurre, insomma tutte quelle macchiette che vedete sono tutti impianti già realizzati o impianti da realizzare in fase di progetto o in fase di autorizzazione. Tutto il discorso, ad esempio il quarto punto qua, in effetti risulta molto lampante quanto il mosaico paesaggistico del paesaggio venga rotto proprio da questa insistenza molto determinata sul territorio e in maniera molto estesa. Diciamo che gli ecomusei devono essere chiamati a intervenire anche laddove magari non sono, quindi ad esempio nel Viterbese c'è una situazione di questo tipo, sarebbe importante anche che
la rete italiana degli Agomusei si attivi laddove non ci sono presidi come in altre parti del territorio, e su questo dobbiamo fare un lavoro. Presidio invece che c'è, per fortuna, nella Valle del Lamone. Io a questo punto passo la parola a Maria Rosa Bagnari. Sarà un intervento in tandem in realtà tra lei e Massimiliano Costa, e abbiamo una presentazione, la mando subito. Un attimo. Vai. Eccoci qua. Prego Maria Rosa. Grazie. Sono Maria Rosa Bagnari, la responsabile delle attività dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri e anche sede operativa del CEAS Bassa Romagna. Diremo che siamo partiti con un primo progetto partecipativo con l'obiettivo dello studio e del recupero di quella che era l'arte nelle mani, l'arte delle mani della comunità, che completamente questa comunità che un tempo si chiamava Villanova delle Capanne e perdeva l'identità, e praticamente tutta questa cultura passava con un colpo di spugna senza che nessuno se ne preoccupasse. È chiaro che già questo primo progetto partecipativo è stato anche avversato, perché viene in un territorio, appunto la Bassa Romagna, molto difficile, e in particolare col rapporto col proprio territorio. Credo che si possa dire tranquillamente che la natura in Bassa Romagna finisce con l'opera dell'uomo. E infatti questo territorio è caratterizzato da zone umide, grandi stagni, corsi d'acqua che si impaludavano nella zona retrodunale senza arrivare a mare. E questa era la realtà. I paesi si chiamano tipo bagno cavallo, la dice chiara la parola: per andare a bagno cavallo bisognava bagnare il cavallo, se no non ci si arrivava. E in più diremo che tutti questi corsi d'acqua diventano vie alzaie, poi strade, e conservano solo il nome, acqua più nulla. E quindi questa è una grande antropizzazione del territorio che non si è fermata mai, e anche nell'ambiente rurale continuiamo a vedere un'antropizzazione fortissima che cambia completamente il paesaggio. Il secondo progetto partecipativo, forse un po' più ambizioso, è il progetto Lamone Bene Comune. Nasce dall'esigenza di un territorio che ha trascurato nel tempo e tuttora trascura il tema del patrimonio comune ereditario, sia paesaggistico che culturale, e in particolare per quanto riguarda la cultura immateriale, quella legata strettamente al rapporto con l'ambiente. Il costante impegno a promuovere un turismo localizzato e stagionale ha portato ad ignorare i criteri di conservazione del paesaggio litorale, caratterizzato dai giardini del vento, le dune e da un complesso di sistema di zone umide retrodunali, figlie del Lamone di importanza internazionale. Esse rappresentano l'identità, la vita, la cultura dell'uomo della bassa. Economia, passioni, tempo libero, ancora oggi si pregiano di trascorrere momenti conviviali speciali nei capanni, sui canali, alla foce e nelle valli della Mone. Allo stesso modo è stato trascurato anche il paesaggio rurale, dalle bellissime case coloniche con servizi caratterizzati da architetture con colonne rotonde volte a crociera e archi a sesti acuti, oramai nascoste da un'edilizia anonima degli anni 50 e 60. Il progetto iniziale Lamone Bene Comune ha coinvolto il comune di Ravenna, Russi e Bagnacavallo come capofila per il recupero e la fruizione della sommità arginale sinistra del fiume Lamone, oggi percorso alternativo lento, che favorisce passeggiate della salute e una nuova socialità con facile distanziamento lungo l'argine.
Il progetto è stato poi continuato nel comune di Faenza, ovvero finché il fiume Lamone ha argini, e si sono successivamente aggiunti i comuni montani tipo Brisighella e Marradi, quindi il progetto ha un'ulteriore difficoltà in quanto è sovraregionale, regione Emilia-Romagna e Toscana. Nell'ambito del progetto, la comunità delle Terre del Lamone, tramite l'Ecomuseo delle Erbe Palustri, promuove una rete attiva di micro e macro progetti partecipativi, denominati Verso il Mare e Controcorrente, perché tutte le politiche hanno sempre portato solo al mare, rivolti sempre a valorizzare il paesaggio lungo il fiume, quello anche costiero, ma in particolare l'entroterra e le colline. Il coordinamento tramite i tavoli di negoziazione coinvolge e mobilita grande parte del tessuto associativo ed economico locale, le scuole, gli enti pubblici, e presenta il marchio Terre del Lamone oramai lungo tutto l'argine del fiume Lamone nella tabellazione regolarizzata, che fa sì che questo fiume sia diverso dagli altri fiumi, in quanto negli altri fiumi per andare a passeggiare bisogna avere un permesso. Il progetto viene dalla gente del Lamone e influisce e coinvolge i portatori di interesse, gli enti pubblici, la regione, fino a riconoscere proposte di intenti sulla gestione e sulla vita lungo il fiume e a siglare accordi programmatici che nel periodo Covid hanno purtroppo subito rallentamenti e gravi, gravi difficoltà a continuare il progetto. Direi che micro progetti si stanno portando avanti anche adesso, uno non so se, no, non lo vedete, è appena stato portato avanti dal Comune Lamone ed è sul piccolo promozione turistica che parla solo di realtà locali nel comune di Bagnacavallo e di esperienze, solo turismo esperienziale. Un altro progetto, continueremo a portarlo avanti e a puntualizzarlo con le scuole, tentando di fare vivere emozioni legate al paesaggio, all'ambiente e alla cultura immateriale locale. Ad esempio, mettere il naso dentro una rosa antica e provare l'emozione del profumo, questo attraverso la tradizione dell'acqua di San Giovanni, che pretendeva l'acqua di sette posti e i fiori di sette giardini. Il presepe di patate con le carte da briscola, che è un'educazione al paesaggio straordinaria, perché parte dal verde del muschio e dal recupero di tutto quello che c'è nell'ambiente circostante, che è la grande atelier per giocare di un bambino. Stiamo tentando questa rieducazione con le scuole. Le croci propiziatorie della campagna romagnola, un arricchimento devozionale ma anche estetico degli orti di campagna, che erano caratterizzati da aiuole fatte con materiale di recupero, vecchi pavimenti, vecchi mattoni, ultimo periodo anni 50, bottiglie, e il piano calpestio dei sentieri con le vongole che maritava l'entroterra con la costa. Le croci propiziatorie della campagna sono bellissime e della creatività dell'ortolano e del contadino. Noi speriamo che conti qualcosa, continueremo per questa strada, e tengo a dire che tutti i progetti partecipativi, quelli più impegnativi come l'ecomuseo o come il contratto di fiume e i microprogetti, non hanno mai avuto finanziamento. Si è sempre arrangiata l'ente fondatore dell'Ecomuseo, che è l'Associazione delle Erbe Palustri. Bene, do la parola a Massimiliano Costa, che prosegue sulla parte più specifica legata al lavoro fatto per il contratto di fiume del Lamone come bene comune. La prima diapositiva inquadra... Massimiliano, un attimo... Chiedo solamente se, visti i tempi che
si sono allungati di molto, possiamo proseguire fino in fondo, soprattutto per le conclusioni di Magnaghi, eventualmente, insomma, io direi 5 minuti. Ah, sì, anche meno. Brevissimi. Anche meno. La diapositiva è la prossima, però, e rapidamente serve solo di inquadrare il fiume dove... Ok. Cioè, in realtà era la prossima... Dimmi te, indietro. No, la prossima rispetto a quella quando ho detto la prossima, cioè due diapositive prima di questa. Serve solo ad inquadrare il fiume e il suo territorio. No. Questa. Perfetto. Che è tutto interessato dal lavoro fatto in questi anni, partendo dal basso, per arrivare alla definizione di un contratto di fiume. Quindi tutti i comuni territorialmente coinvolti lungo questi 90 chilometri che uniscono Toscana ed Emilia-Romagna sono stati coinvolti. E tutte le comunità che insistono lungo il fiume sono state coinvolte. La prossima, il fiume Lamone è molto importante anche dal punto di vista naturalistico, perché collega 13 siti protetti dall'Unione Europea e 3 parchi di grande importanza. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con tutti gli affluenti in destra idrografica della parte alta del fiume, il Parco della Vena del Gesso Romagnola, che è attraversato dal fiume, e il Parco del Delta del Po, che ospita le paludi create dal fiume nei pressi della foce. La prossima. Il fiume Lamone è anche storia di questo territorio, perché in parte lo ha creato, perché è in parte alla base del successo passato della città di Ravenna, che essendo protetta dalle paludi del fiume Lamone è stata scelta per 3 volte come capitale di imperi, quindi ha veramente fatto questo fiume la storia del territorio, e è stato un confine tra l'impero romano d'Occidente e l'impero longobardo per lungo tempo. È stato anche una linea di comunicazione, perché i commerci andavano lungo l'acqua del fiume e portavano le ceramiche di Faenza verso nord, i mosaici di Ravenna verso sud, e comunque tutti i prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura, compresi i manufatti delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, lungo il corso d'acqua, che era usato anche per trasportare il materiale a Villanova dalle paludi costiere. La prossima. Sulla base di questa consapevolezza dell'importanza di questo fiume per il territorio e anche dell'affetto che ancora una parte delle comunità riverasche hanno per il fiume, si è lavorato, partendo proprio da queste comunità e da queste associazioni, in particolare proprio dall'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, per cercare di arrivare in fondo al contratto di fiume, che non è cosa facile, non sempre. Il fiume è, l'avete detto più e più volte, sicuramente un patrimonio comune, perché lo è per definizione, e ha la fortuna anche di essere, lo dicevi in apertura, di proprietà pubblica, no? Il patrimonio comune può essere privato o pubblico. Questo ha la fortuna, come tutti i fiumi, di essere pubblico. Una cosa che è importante, che stiamo cercando di far capire, io lavoro in una pubblica amministrazione e ci lavoro da sempre, è che il patrimonio pubblico non è dell'amministrazione che lo gestisce, il patrimonio pubblico è dei cittadini che ci vivono intorno. Molto spesso l'amministrazione che lo gestisce tende a sentirlo un po' come suo patrimonio, e questo è un po' un approccio che va modificato, perché in realtà quello che noi vogliamo fare con il contratto di fiume è riuscire a far lavorare gli enti pubblici, che sono anche proprietari del fiume e che hanno delle responsabilità nella sua gestione, però con tutte quelle associazioni, quei cittadini, quelle aziende private, in particolare agricole, che su quel fiume vivono e lavorano. E questa è una cosa davvero da cercare di cambiare anche nella mentalità dei tecnici che lavorano all'interno delle amministrazioni. Abbiamo redatto, sempre lavorando insieme, una serie di punti che costituiscono la base del contratto di fiume e che sono l'ultima cosa che leggo e poi ho finito. Sono nella prossima diapositiva. Il primo punto serve un po' ad andare incontro alle esigenze di sicurezza idraulica, per tranquillizzare chi le deve mantenere e evidenziare il fatto che con il contratto di fiume non cercheremo di sovvertirle. Il secondo punto cerca di dire però che il fiume ha bisogno di un miglioramento della sua qualità ambientale, dello stato ecologico del sistema che il fiume sottende e mantiene.
perché abbiamo visto che è un fiume dal punto di vista naturalistico molto importante. Il terzo è fare attenzione all'acqua, in senso di usarla in maniera saggia e anche ovviamente di evitare che quest'acqua possa, a causa dei mutamenti climatici, creare problemi. Il quarto ritorna a parlare di biodiversità, soprattutto per quanto riguarda la rete ecologica. Il fiume è un importantissimo collegamento tra la collina e la costa, anche per le piante e gli animali. Il quinto punto parla di integrare le politiche di settore, quelle perseguite da ogni singolo ente o da più enti, ma che spesso non si parlano tra loro e non riescono a fare sintesi. L'ultimo riguarda il coinvolgimento delle comunità e dice che il contratto di fiume deve continuare ad evolversi, a migliorarsi, a allargarsi per cercare di mantenere coinvolte le comunità, per continuare ad aggiornare i contenuti e continuare anche a informare, responsabilizzare i cittadini che vivono lungo il fiume, perché altrimenti non si riescono a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Io con questa ho concluso, sono stato credo abbastanza veloce, vi ringrazio. Grazie a te Massimiliano, e con questo abbiamo anche concluso questa parte, questa sessione, ultima sessione, quindi io consegnerei la parola, penso, credo, ad Andrea, giusto? Sì, sì. Le conclusioni con Alberto. Sì. Non so se mi chiedo se Alberto è ancora con noi, se ha avuto la pazienza di resistere fino in fondo, visto che il ritardo accumulato è notevole. Sì, sono sopravvissuto. Grazie mille. Penso che sia impossibile a quest'ora, sono più le 8:10 se non vedo male. Sì. Mi vedete? Certo, ti vediamo benissimo. A questo sentite. Punto ti puoi anche augurare buon appetito se vuoi, però ci terremo a una breve riflessione finale. Ma una breve, sì, non faccio ovviamente una conclusione Io mi sono occupato, nella mia lunga esperienza, di tutte le cose di cui vi state occupando, quindi vi invidio molto perché sono vecchio. E mi occupo ancora di contratti di fiume, di comunità, di energetiche, di piccole, però e della società dei territori esisti. Ma quindi dovrei parlare 2 ore di tutte le cose che avete detto, stupendo. Io ho assistito praticamente a un concerto fantastico in 3 movimenti. E mi è venuto in mente che ho partecipato attivamente a 2 convegni nazionali degli ecomusei, uno ad Argenta, un po' di anni fa, non mi ricordo, e il secondo a Poppi, se non ricordo male. E non a tutti, a questi due. E quello che ho notato in questo meraviglioso concerto di oggi è che la missione che allora era una crisalide, quella di passare dal museo appunto all'ecomuseo come riconoscimento e valorizzazione del patrimonio territoriale, cioè in modo attivo e quindi non museale in senso stretto, quella missione è andata avanti in modo straordinario, nel senso che gli ecomusei hanno tirato fuori in moltissime situazioni quella complessità del patrimonio territoriale che si ha passando da quello dell'UNESCO, patrimonio culturale, patrimonio ambientale, al patrimonio territoriale, cioè a tutto il patrimonio di una regione, che riguarda soprattutto la questione dei mondi di vita degli abitanti e quindi di tutti quei beni considerati minori, ma quella complessità del paesaggio regionale che è stato, da queste esperienze che ho visto oggi in molti campi, questo è molto interessante. Ecco, io allora mi ricordo che già Argenta avevo questo pallino, dicevo, ma bisognerebbe che gli ecomusei si collegassero con tutta quella pullulare di strutture, di formazione dal basso, dai contratti di fiume agli allora nascenti
osservatori locali del paesaggio, a tante esperienze di economie solidarie, cioè a tutto quel pullulare di energie locali che stanno ricostruendo la figura di abitante distrutta dal processo di globalizzazione che tutti sappiamo, e quindi di allontanamento delle decisioni sulla vita per trasformare il territorio in una struttura funzionale astratta dove non esistevano più gli abitanti, ma dei consumatori di merci e dei compratori sul mercato di merci. E con un paesaggio limitatissimo, dei consumatori che vedono col selfie qualche centro storico quando vanno in vacanza, e di solito vedono un'autostrada, la fabbrica, l'ufficio, eccetera, il paesaggio sparito. Allora, tutto questo processo di ricostruzione, quello che Beccattini ha chiamato una molla caricata nei secoli, non poteva che essere ricostruita dal basso, questo paesaggio. Non poteva essere ricostruito da enti culturali o da beni culturali, ma dal basso, da una rete di iniziative in cui questi cittadini, attraverso quel che io chiamo crescita di coscienza di luogo, si mobilitavano e si riappropriavano della propria figura di abitante, cioè di persone sociali, legate a dei beni comuni, in grado di avere dei saperi contestuali e delle capacità di produrre la riproduzione dei propri beni e dei comuni, e quindi a ricostruire un altro mondo veramente da quello a cui siamo abituati e da cui ci abitueranno queste terribili iniziative governative con tutti i soldi che scaricheranno su grandi impianti fotovoltaici che temiamo tutti. Quindi voglio dire che ho visto oggi, e vi dico così in sintesi perché non posso entrare nei singoli piani, però nei singoli progetti che avete presentato, però che gli ecomusei, la rete degli ecomusei sta accrescendo la dimensione culturale ma anche materiale di ciò che consideriamo patrimonio territoriale. Sta concretamente facendolo intravedere, che è un'altra cosa del patrimonio dell'UNESCO dei beni culturali puntuali in un mare di territori gestiti dall'economia e dalla finanza. Quindi è un'altra cosa. E c'è, esiste, è molto difficile, ancora per fortuna esiste ancora, e si può partire di lì per costruire modelli alternativi che noi chiamiamo ecoterritoriali, chiamiamoli come vogliamo, ma comunque quello che abbiamo in gioco in questa fase storica è che tutta questa esperienza non si risolva in una semplice via settoriale di miglioramento di qualche cosina, ma che riesca a costruire un nuovo sviluppo, una nuova vita in cui il modello metropolitano a cui già la pandemia ha dato una bella botta ne riceva un'altra a partire dal fiorire di altri stili di vita, di produzione, di consumo, a partire da questi patrimoni riconquistati dagli abitanti. Allora qui è chiaro che quanto dicevamo ad Argenta diventa urgente, cioè è quello che diceva anche Baratti prima, cioè quello di fare in modo che questa missione degli ecomusei, che sono i più vicini a mettere insieme tutti i patrimoni, perché la loro missione è legata all'ecomuseo, cioè alla costruzione della coscienza sociale del patrimonio territoriale, riescano a collegare fiumi, montagne, attività agricole, attività turistiche, cioè in istituti di potere locale nuovi, perché di questo abbiamo bisogno. Non ci basta essere al servizio dei comuni, quali a loro volta sono al servizio ancora dei partiti, quali a loro volta sono al servizio della loro direzione, c'è niente da fare. I comuni ci possiamo alleare con gli assessori, con questo o l'altro, ma qui ci vuole la formazione di istituti di democrazia locale, comunitaria, che nascano proprio dal mettere insieme queste esperienze, che siano stabili. Molti di voi lo sottolineavano, attenzione, che poi quel progetto poi finisce
perché finiscono i fondi o quell'altra cosa. Invece bisogna trovare il modo di, io qui davanti Andrea Rossi, che è 20 anni che ha costruito questa realtà. No, ma è perché il tempo ci vuole, però è una realtà solida, ora, come molte altre che ho visto. Allora, è possibile che cominciamo a ragionare di come mettere insieme queste cose nel fondare istituti di autogoverno del territorio in una direzione che dicevamo, che poi tirino dalla loro ovviamente delle istituzioni, perché se no non ce la fanno, ma però abbiano la forza di non essere solo ancillari, ma di cominciare a costituire queste forme di autogoverno. Pensate alle comunità energetiche, se nascono come problema di settore, è chiaro che devono nascere per produrre energia dove si consuma, produrre attraverso il patrimonio, eccetera, eccetera. Però possono nascere anche come aziendine locali che diminuiscono i costi dell'energia, oppure possono cooperare a fondare elementi di un governo locale autogestito, di una forma complessiva. E sono queste relazioni che probabilmente dobbiamo cercare, aiutarci tutti, chi le studia, chi le pratica, a vedere questa strada maestra di arrivare a queste forme e a dare quindi... E in questo penso che gli ecomusei abbiano un ruolo molto importante, proprio perché si occupano complessivamente per loro istituzione del patrimonio territoriale. È chiaro che anche i contratti di fiume possono farlo, alcuni lo stanno facendo molto bene, però si chiamano contratti di fiume, cioè riguardano un fiume, comunque la vita, la riviera, anche se si estende, comunque quello che dobbiamo superare sono queste forme. Ecco, quindi il patrimonio territoriale, che è appannaggio diciamo di trattamento complessivo, relazionale da parte degli ecomusei come istituzione, possono aiutare a mettere insieme gli altri, come dire, a creare questi link e superare i settori, perché l'abitante non si ricostituisce per settori, l'abitante non ama i settori, la figura dell'abitante è una figura complessiva che vive il suo territorio in termini globali. Ecco, scusate se vi ho ritardato la cena, ma queste poche cose mi premeva dirle, perché sono rimasto entusiasta da questo concerto in 3 movimenti, che è stato bellissimo, e mi piacerebbe poter seguire anche gli altri, se ci riesco lo farò, perché è veramente, c'è un salto, ho letto un salto di qualità rispetto agli anni passati, e quindi mentre abbiamo sempre più difficoltà e notiamo una dissimmetria tra la crescita di questi grande presenza di cittadinanza attiva e come viene trattata negli obiettivi governativi, e quindi c'è una grande difficoltà, c'è però una grande crescita che può permettere di dire: cominciamo a rovesciare i sistemi decisionali a partire dalle comunità concrete, di cui parlo nel mio ultimo libro, il principio territoriale, riprendendo Adriano Olivetti e la sua comunità concreta, che diceva: il sistema di decisione è quello della comunità, dopodiché gli altri livelli realizzano, interferiscono con i sistemi funzionali, ma la decisione deve partire dal territorio. Attualmente è il contrario, parte dall'alto e il territorio esegue. Quindi questo passaggio forse possiamo cominciare a ragionarci. Grazie di attenzione a quest'ora e complimenti per la bellissima carrellata di esperienze, che richiederebbe ovviamente molto più tempo, ma che ha dato questa idea di affresco di cui vi ho parlato. Spero di non essermi rifiutato, ma credo di no. Grazie davvero, grazie davvero Alberto, grazie per la pazienza, per le parole sempre illuminanti e anche per l'incoraggiamento e la stima che continua a nutrire per gli ecomusei. Quindi ringrazio di nuovo tutti a nome del gruppo che ha organizzato anche questa iniziativa di oggi, a quelli che hanno resistito fino ad ora,
un ringraziamento particolare anche a Elena Tartari, che ha gestito benissimo tutta la parte tecnica, quindi grazie davvero. Il panico iniziale tutto poi è andata bene. Quindi. Poi è andata bene, davvero, grazie. Grazie a Nerina e a Massimo che hanno coordinato i due tavoli. Grazie a tutti voi. Vi saluto particolarmente. E vediamo appuntamento anche all'ultimo incontro di domani e alle altre iniziative della rete che ci saranno prossimamente da qui alla fine dell'anno. Non è l'ultimo incontro domani, eh? Non è l'ultimo. Ah, non è l'ultimo? No, venerdì è l'ultimo, ti ho preso in castagna. Ah, è vero, domani è giovedì. Ok, perfetto, fatto bene. E... di nuovo, grazie a tutti, buona serata. Ciao a tutti, ciao Alberto, un abbraccio. Ciao anche a te. Ciao, grazie. Grazie a Magnaghi. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. Saluto, buona serata e buon appetito, buona cena. Altrettanto, buonasera.